Benvenuti a Citerna, un borgo sospeso tra Medioevo e Rinascimento, affacciato in questa che è una delle più belle terrazze dell'Umbria del centro Italia. Citerna è uno dei borghi più belli d'Italia, è uno scrigno di ricchezze, dal Medioevo al Rinascimento ai tempi moderni. Passeggiando per il nostro borgo potete attraversare i camminamenti medievali ed entrare nelle nostre chiese che raccolgono delle opere d'arte che vanno dal Pomarancio a Luca Signorelli e il nostro gioiello, la statua di terracotta policroma scolpita da Donatello. Poco fuori del borgo potete trovare due musei di arte contemporanea, il piccolo museo di Fighille che ospita quadri di arte contemporanea e il museo Bartoccini di Pistrino che accoglie le opere e le sculture di Bruno Bartoccini, uno scultore del Novecento che è nato proprio nel nostro comune. Ma Citerna non è solo storia e cultura, ma è anche relax, tempo libero, sport. Citerna è anche la terza tappa di uno dei cammini più importanti d'Italia ed Europa, il Cammino di Francesco, che va dalla Verna ad Assisi. Benvenuti a Citerna, uno dei borghi più belli d'Italia. Vi aspettiamo. E allora, buonasera, facciamo un applauso anche a chi ci ospita, che è il Comune di Citerna, il nuovo Cinema Smeraldo di Pistrino, riempito veramente come poche volte. Posso ricordare, ma me lo hanno detto, non ho vissuto in prima persona, che qua insomma tanti anni fa si riempiva ma per dei film particolari. Ho visto delle persone che hanno schierato l'abbonamento venendo, ha detto posso entrare, c'ho l'abbonamento ancora in tonso. No, vabbè. Qui veramente centro sociale di comunicazione, di aggregazione del comune di Citerna con Pistrino, che è una delle parti più importanti del comune, alla pari di Fighille, una società importante a 360 gradi, sportiva, economica, aggregativa, veramente una cosa che da poche parti si riscontra, non lo dico solo io, ma è una realtà. Tra l'altro è un crocevia tra regioni, siamo a pochi chilometri dalla Toscana, le Marche sono qui vicine, pochi chilometri anche se sono diventati lunghi da percorrere, vista la E45, poi insomma sentiremo anche gli ospiti che vengono da Perugia che tipo di gincana hanno fatto venendo su, però insomma sono presenti anche loro in una serata importante per chi l'ha organizzata, importante per chi ha aiutato ad organizzarla in un comune che ha lottato con le proprie forze, le proprie bellezze, la propria cultura e non solo, le proprie persone per diventare uno dei borghi più belli d'Italia. Si sono appena concluse le votazioni, insomma poi sentiremo com'è andata, ma una cosa è sicura, da sempre Citerna nella sua totalità è uno dei borghi più belli d'Italia e facciamo un applauso veramente di cuore, come ce ne sono anche altri in Alta Valle del Tevere, ci mancherebbe, perché poi sai, dopodomani andiamo magari a Montone, detto di Citerna, ma anche Montone, ci mancherebbe. L'Umbria è bella, l'Alta Valle del Tevere, l'Umbria Toscana è bella come l'Appennino Umbro Marchigiano, ci mancherebbe. Allora, io direi, per senso di ospitalità, sentite che caldo che c'è, pensate quanti soldi hanno preso e stanziato per questa serata dal comune, questo non lo so, ora lo chiediamo direttamente a chi paga la luce, la corrente, la Tari, l'Imu. Speriamo per tanto altro tempo, perché uno spazio così da condividere per tante cose non si trova da tutte le parti. Io chiamerei qui sul palco per un saluto di benvenuto il sindaco del comune di Citerna. Eccolo qua, facciamo un applauso. Insomma, mi sembra un po' moscio, aspetta. Allora, cioè, voglio dire, gli faccio tutta questa presentazione, poi un applauso così scadente, cioè, non si ricandida neanche, cosa che... Allora, Elia Paladino, e poi parleremo di questa serata, però come andiamo sotto l'ulivo della pace, tra l'altro poi ringrazieremo chi ha abbellito veramente il palco, l'ingresso, perché insomma voi del comune, insomma, almeno una spazzatrice potevate mandarcela, dico la verità, comunque, vabbè, scherzo, sindaco, prego. Grazie Gabriel, troppo buono. Grazie innanzitutto agli organizzatori perché un evento così importante con sport e calcio
come protagonisti. Venga più sotto i riflettori, perché altrimenti, scusi, le luci di ribalti dicono, ma io non l'ho mai visto il sindaco e lo vedono neanche stasera, è il colmo. Grazie Gabrio. Dicevo, è un evento sicuramente unico e ringrazio gli organizzatori perché hanno scelto questo cinema a Pistrino, quindi in particolare ringrazio tutto lo staff di One for Eleven e faccio veramente tanti auguri per il progetto, perché è veramente un progetto tanto ambizioso. In particolare ringrazio Maurizio Falcinelli, perché diciamo è da quest'estate che mi parla di questo progetto con tanto amore, con tanta passione, ha organizzato questo evento, questo primo evento, quindi noi siamo onorati di poterlo ospitare. Gli ospiti che parleranno sono dei campioni che sono partiti da giovanissimi nei campi di provincia per poi arrivare ai palcoscenici nazionali e europei, quindi ad alzare la Coppa dei Campioni, la Champions League, segnando in finale, cosa che dico raramente può accadere, e quindi siamo veramente onorati. Oppure concludere la propria carriera calcistica con tutta Italia che ti guarda, è veramente qualcosa di commovente, e quando quest'estate è avvenuto, diciamo, anch'io che tifavo dalla parte opposta, sono tifoso milanista, però non potevo che commuovermi a un addio del calcio così, diciamo, in Italia visione, e siamo veramente onorati di averti qua, sia Francesco che Fabrizio, perché siete campioni che hanno dimostrato di essere uomini non solo nel calcio, perché il calcio è un bel gioco di emozioni che ha delle regole che uno impara e impara nella vita, ma anche campioni nella vita, per tutto quello che fate per i giovani, per tutto quello che avete fatto per il sociale. Quindi io ringrazio di nuovo tutto lo staff di One for Eleven per tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi per organizzare questo primo evento. Io faccio i migliori auguri per questo progetto e un grande in bocca al lupo a One for Eleven. Grazie a tutti voi, grazie Gabrio, grazie. Allora, lo sa sindaco, One for Eleven quanto fa? Sì, no, perché i conti bisogna tenerli. Quanto fa One for Eleven? Si fa 11, però. Col microfono. Uno per 11, oh. Tra l'altro so che questo motto, è il nostro assessore ha partecipato al nome, quindi è un nome evocativo, quindi uno per tutti sostanzialmente diventa, quindi un po' il motto dei moschettieri, no? Tutti per uno per tutti, è quello che succede nel campo da calcio, lo dico da ex calciatore, insomma, e calciatore amatoriale, vedo qua presente tutta la dirigenza del Pistrino Calcio, che ringrazio, perché la tradizione del calcio qua a Pistrino è una tradizione storica, veramente sentita in tutte le frazioni, e quindi ringrazio tutte le persone che portano avanti questa tradizione anche nel nostro comune. Quindi grazie al presidente, grazie a tutta la dirigenza, grazie a tutti i giocatori dell'amatoriale, della giovanile e della prima squadra, che faccio gli auguri per i campionati, e grazie anche, ora colgo l'occasione, anche alla Proloco di Pistrino, perché qua l'organizzazione è dovuta anche alla Proloco di Pistrino, quindi ringrazio il presidente e tutto il direttivo. Lo sa che c'è anche Castori, sì, no? Perché lei ha salutato solo i giocatori, sì, voglio dire, i giocatori giocano, poi chi li mette in campo? No, bella gaffa, sì, va bene. No, va bene. No. Ovviamente il mio sul secondo libro scriva il sindaco di Citerna, no. Neanche mi ha menzionato. No, invece l'ho menzionato, Gabriele, non sei stato attento, perché l'impegno per il sociale, soprattutto quello che ha fatto per San Patrignano, Fabrizio Castori, che conosco la storia, conosco sia la storia calcistica sia quella personale, ovviamente l'impegno del sociale era rivolto anche alla storia di Fabrizio. Bene. No, era vedere come andava in difesa. Che ruolo eri da giocatore? Terzino. Va bene. Gli anni più bui del comune, va bene. Grazie di cuore, grazie, al sindaco, grazie per averci messo a disposizione. Grazie di tutto, di cuore veramente. Allora, One for Eleven, che questa sera presenta il suo progetto, anche il programma, poi
è già stato definito e delineato, però il progetto è importante, uno per tutti, One for Eleven, è un tipico motto pistrinese, è un tipico motto pistrinese, come sapete, no? Al bar chiedete uno spritz, One for Eleven, vai a comprare un chilo di pane da Kanji, dice che vuoi un chilo o un mezzo chilo, One for Eleven, la multa One for Eleven, quindi l'hanno coniato qui a Pistrino dei personaggi che con il calcio, ma soprattutto con lo stare nel calcio, hanno insegnato tanto, lo stanno facendo e lo faranno sicuramente non solo perché hanno legato i loro nomi, e le loro conoscenze e il loro sapere del calcio e dell'essere perfetti nelle relazioni con le persone nel tempo, ma perché sono veramente delle persone quadrate, ognuno ha il suo ruolo, come sempre ognuno di noi dovrebbe avere il suo ruolo, ci sono i paletti, ci sono le regole e questo va sicuramente sempre rispettato. A distanza di 5 anni abbiamo e hanno organizzato un'altra bella serata come quella di questa sera, ne siamo convinti per gli ospiti e per le tante persone che riempiono in ogni ordine veramente il cinema questa sera. 5 anni fa su questo palco a parlare di una situazione importante c'erano degli organi della polizia, si parlava di bullismo e a parlarne allora c'erano Ivan Zaisev, Simone Santi che tra l'altro è in sala, quindi è un grande giocatore, è un arbitro internazionale di pallavolo, e anche Goran Maric, un altro olimpionico della pallavolo. A noi fa piacere legare quel ricordo, quel dibattito, soprattutto anche con uno scopo sociale legato allo sport. Questo è indiscutibile, gli ospiti sono sicuramente ad hoc. Tra l'altro ospiti del territorio, abbiamo detto confiniamo con le Marche, mister Castori, poi tra l'altro è venuto su da Perugia, quindi abbiamo Fabrizio Ravanelli, il buon Francesco, territorio completo, come allora Zaisev, nato a Città di Castello, Simone Santi di Fernate, Doc, Goran Maric, nazionale serba, ma da sempre a San Giustino, tra l'altro quest'anno con il direttore sportivo della squadra di Serie A3. Allora, chiamiamo ora subito qua il, molti hanno detto il responsabile, l'irresponsabile o il responsabile? Ha detto non vorrei che questa sera la ricordassimo come l'inizio e la fine di One for Eleven, ci mancherebbe. Maurizio Falcinelli. Allora, vieni, è un po' agitato, Ecografia tutto a posto, perché siamo un attimino... Ascolta, ci giriamo verso il video, così intanto ripassi il discorso, perché ieri, da ieri che lo sentono per Pistrino dire allora, One for Eleven, questo è il progetto, via, grazie Alessio Romanelli, il vero giornalista della serata. Prego. Maurizio, guadagniamo il centro del palco. Allora, c'è qua un amico comune che direbbe, ma breve e circonciso, eh? Il nostro amico non si fa i nomi, Antonello Bambagiotti, va bene. Lo salutiamo sempre perché è tutta pubblicità gratuita. Allora, il calcio racconta, e vediamo 3 parole importanti, sport, talento e passione. Non sono solo queste, perché poi vedremo anche un campo di calcio che lo visualizzeremo nell'ambito e nel corso della serata, dove ci sono tante altre parole. One for Eleven non è solo 1 per 11, anche se è giusto che sia così, dove One non è solo uno, ma è un gruppo di persone,
per 11 e non solo, è naturalmente il gioco marketing, perché il marketing è quella realtà che ne inventa tante e molte sono irrealizzabili, però quelle che riescono a realizzare poi fanno centro e fanno economicamente anche far fare tanti soldi. Ora Maurizio è un uomo di campo, un uomo di spogliatoio, insomma tutti hanno vinto campionati, ma vogliamo fare un applauso anche a chi ha vinto un campionato nazionale juniores con il Sansepolcro, insomma Però puoi anche sorridere, non è che, cioè, puoi anche sorridere, dai. Quindi fondamentalmente alla guida insieme ad un team di persone preparate che sono andati in giro a vedere, conoscere, a scambiare opinioni, conoscenze, per poi rendere pratica anche la teoria, si parte con un progetto. Prego. Allora, non è vero che preparo discorsi, però 3-4 linee guida che mi accompagnano in questo momento ci sono. Quando 9 mesi fa circa è partita l'idea di One for Eleven, è andata avanti solo perché ho trovato un gruppo di lavoro incredibile che ha reso molto facile arrivare a questa sera. Infatti la prima vera difficoltà l'ho in questo momento a parlare di fronte a voi. Chiarito questo, io devo solo dire perché One for Eleven. Cos'è One for Eleven? Perché? Perché dopo 50 anni di calcio spesi da modesto calciatore e allenatore dilettante, ora non sapevo come passare la mia vecchiaia, visto che tra poco saranno 65 anni, e allora ho detto che cosa si può fare nel calcio che forse manca nel nostro territorio. E ho pensato a qualcosa che andasse oltre il lavoro delle società di calcio, forse ad integrazione del lavoro delle società di calcio. Quindi in 50 anni di calcio e il mio amore per il calcio lo vorrei ricambiare con One for Eleven. One for Eleven nasce con l'intenzione di fornire degli strumenti a chi ne ha bisogno, e chi ne ha più bisogno nel calcio sono gli allenatori dilettanti. Non hanno staff, spesso fanno mille mestieri e sono lasciati, spesso sbagliano per mancanza di conoscenze, per mancanza di collaborazione. Noi vorremmo fornire questa collaborazione. Non a caso abbiamo già programmato i primi due incontri di formazione per due tipologie di tecnici diversi. Uno sarà per la scuola calcio ed uno sarà di natura prettamente tattica e verranno messi in calendario a breve. Posso dire che i relatori saranno Alessandro Zauli e saranno Davide Ciampelli, che sono ora con la sua presenza stasera, che ringrazio per essere qui. Detto questo, io non mi piacciono affermazioni retoriche, però sono profondamente convinto che lo sport sia uno strumento per rendere le persone migliori. Non a caso in Parlamento da qualche mese c'è un progetto di legge che prevede l'istituzione della storia dello sport come materia di insegnamento all'interno dell'educazione civica. Però è il miglior esempio del fatto che i valori dello sport sono valori eterni. Ce la danno i tre ospiti di stasera, perché tra Fabrizio Castori e Francesco Magnanelli ci sono 30 anni. E Fabrizio Ravanelli ha 14 anni meno di Castori e 16 più di Ravanelli. Se queste tre persone qui sul palco diranno cose diverse, allora io avrò sbagliato valutazione, ma scoprirete che i valori dello sport sono eterni. Voglio chiudere con una battuta che dice un mio amico, che dice: ci sono due tipi di allenatori, quelli bravi e quelli che hanno tempo. Noi vogliamo aiutare quelli bravi a diventare più bravi e quelli che hanno tempo a spenderlo meglio. Grazie. Allora, no, vieni qua. Allora, fate prolungare l'applauso, perché l'emozione, insomma, ragazzi, già gli ci è voluto tanto a fare i conti. Ma il totale quindi quanto fa? One for Eleven, ok, no, va bene. Allora, del progetto, poi entrando sui social, sulla vostra pagina e quant'altro,
già insomma ci sono stati contatti, è già operativa la situazione dal punto di vista, ripeto, dei contatti. Qui in sala ci sono tanti rappresentanti di altre società, ci sono tanti personaggi dello sport trasversale, non solo il calcio, quindi è una situazione che crea interesse al di là, e questa parola naturalmente non sminuisce gli ospiti, il progetto va naturalmente pubblicizzato perché merita, ripeto, ci sono dei personaggi, li vogliamo menzionare le persone o le elenchiamo alla fine tipo Schindler List? A te la decisione. Lo facciamo dopo, dai, va bene? Grazie. Grazie Maurizio Falcinelli, allora One for Eleven. Allora, ricordiamo che questa sera è patrocinata, oltre che dal comune di Cité, ma anche dal comune di Castiglion Fiorentino. Abbiamo il sindaco Mario Agnelli, che poi chiameremo nel corso della serata. La Proloco di Pistino, qui tanti personaggi, avete visto quante belle cose. Allestimento importante, hanno cercato veramente di rendere bello questo ambiente. Complimenti e un applauso anche alla Proloco di Pistino, che è una delle associazioni più prolifiche del territorio. A patrocinare il tutto non ho visto in sala il buon Fabrizio Paffarini, il prof, il professore che con Pistrino, con l'Alta Valle del Tevere, ha combattuto tanto nel calcio con il RIPA e non solo, però insomma lui è il presidente del comitato regionale umbro dell'Oxen, ovvero centro sportivo educativo nazionale. Insomma, niente male, niente male. Allora, partiremo tra poco con il primo ospite che salirà in stretto ordine di Depliant. Abbiamo fatto le estrazioni, fondamentalmente abbiamo lasciato per ultimo Magnanelli perché sta più vicino, quindi gli daremo le chiavi alla fine per chiudere il cinema, pulire e andare via. Però tutti rimarranno, ne sono convinto, sino all'intervento naturalmente anche dell'ultimo ospite, per regalarci poi, perché no, anche due battute cumulative. Noi li faremo salire uno ad uno, scambieremo con loro 20-25 minuti. Io so, mister Castori, che lei avrebbe bisogno di 3-4 ore, ma io non ce la faccio, perché dopo devono fare altre prove, qui il cinema gli hanno allestito tutte altre situazioni, ma ne saremo convinti, siamo convinti che troverete tutte le parole giuste per raccontarci un calcio, avete visto il titolo, vissuto in maniera giusta e corretta. Ora, dire che oggi non è giusto e corretto, no, sarebbe sbagliato, però insomma qualcuno che porti esperienze importanti oggi lo abbiamo. Andiamo subito con questo bel filmato, grazie ad Alessio. I primi calci ad un pallone li ha tirati a Mugnano, dove è nato e cresciuto, poi si è messo fin da bambino la casacca biancorossa del Perugia addosso, ma forse nemmeno nei suoi sogni più belli si sarebbe immaginato di arrivare a conquistare una Champions League da protagonista. È iniziata col grifo nel cuore la sua carriera da calciatore, con l'esordio in prima squadra arrivata a soli 18 anni. Nell'87-88 segna poi 23 gol in 32 presenze e trascina il Perugia in Serie C1. Dopodiché ecco le esperienze fuori dall'Umbria, prima ad Avellino e poi a Caserta, ma la svolta della sua carriera arriva alla Reggiana. Con i Granata vive due stagioni ad alto livello in Serie B, le sue prestazioni catturano l'occhio della Juventus, che lo porta in bianconero nell'estate del 92. Il resto è storia: 41 gol in 111 presenze e in bacheca una Champions League con annesso gol in finale, una Coppa UEFA, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia. Le positive stagioni in Inghilterra con il Middlesbrough, in Francia con l'Olympique Marsiglia e il ritorno in Italia con lo scudetto conquistato con la Lazio completano il quadro di una carriera vissuta ad altissimi livelli, dai campi di provincia al tetto d'Europa. Quando la gavetta paga, potrebbero essere questi titolo e sottotitolo della sua carriera. Per la presentazione del progetto One for Eleven, signore e signori, Fabrizio Ravanelli. Grazie, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Ma è alto veramente, ragazzi, quasi quanto Zaitsev, miseria. Uno e? 88. No, danno tutti i numeri stasera. Magari. Prima? Anch'io, stomaco vuoto. Un centimetro in meno adesso. Vabbè, età?
Vediamo se è pronto. Ah, sì. Quasi 55. Quasi 55. Da Mugnano. Da Mugnano. Da Mugnano. Allora, cioè, tutte le voci, cioè, la scheda, devi dire che è bella, bella? Molto. Ci sei rivisto? Abbiamo messo qualche giocatore che non c'entrava niente, no? No, no, no. No, perché Alessio Manelli, insomma, ci tiene queste cose, eh? Andiamo più là? Ah, seduti, aspetta un attimo, volevo fare sfigurare un attimo, prego. Sa che a Pistrino comandano sempre le donne, come ha visto fondamentalmente il vicepresidente. Ascolti, Alessio, facciamo vedere il campo sportivo con le parole. A proposito, è venuto in bici? No, mi sono allenato però stamattina. Quindi quanti chilometri? No, stamattina una novantina. Cioè io 90 so solo che è il limite di velocità in superstrada. Allora guardi, passione, rispetto, lealtà, umiltà, educazione, sacrificio, consapevolezza, libertà, coraggio, creatività. Ha visto, adesso hanno tentato di metterci in fuorigioco con un altro video, però lei fondamentalmente come... Ti posso dare del tu? Beh, ci mancherebbe. Eh no, aspettavo che me lo dicesti prima. Chiedimelo per piacere che mi sento. Mi puoi dare del tu? Sì, certo. Grazie. Okay. Allora, creatività e coraggio. Che parole sceglieresti? Ora gli altri sono avvantaggiati perché ci studiano adesso, no? Però... Beh, due parole su tutte. Credo che la prima, perché per poter arrivare a un certo livello ci vuole assolutamente, ma non solo nel lavoro e nel calcio, da tutte le nella parti. Vita ci vuole l'umiltà. Umiltà. E la seconda è il coraggio. Beh, anche sacrificio, ma qui sono tutte importanti, eh? Sono tutte situazioni che sono determinanti per poter riuscire a raggiungere il proprio obiettivo, il proprio sogno. Perché io quando ero ragazzino, bimbo, sono del 68, sono cresciuto a solo calcio e quindi avevo il cosiddetto sogno nel cassetto di diventare calciatore e quindi ho fatto l'impossibile dal primo giorno che ho creduto in questo sogno. Ho avuto anche la fortuna di avere alle spalle una famiglia che mi ha cresciuto con dei valori importanti, mi ha sempre sostenuto. Ho avuto la possibilità per arrivare a fare il calciatore, sono partito da uno step secondo me alto, perché sapevo che il papà lavorava all'Enel e doveva fare sacrifici per arrivare alla fine del mese, così la mamma che lavorava da spagnoli, e quindi sapevo e sono cresciuto in una famiglia che faceva fatica a arrivare alla fine del mese. E quando cresci in una situazione del genere hai situazione e capisci cosa vuol dire il sacrificio, no? E quindi tutte le cose che fai le fai con quella determinazione, con quella cattiveria, con quell'umiltà e credo che la famiglia mi abbia dato un grande sostegno per poter raggiungere il mio sogno. Beh, queste sono giuste parole che hai sempre sottolineato in ogni occasione. Sai, c'è Wikipedia, no? Una volta prima, come fa Falcinelli, chiama uno, mi dai l'informazione, se vai su Wikipedia e devi avere una risma di carta da 200 fogli per vedere di Fabrizio Ravanelli. Però, dato che io ci capisco veramente poco, no? E le domande ne vorrei fare tante e sbaglierei a farle, perché fondamentalmente ti possono fare anche sempre quelle. Qual è la domanda che ti fa più piacere quando te la rivolgono? Ma quello sicuramente di essere sempre una persona disponibile, che ha avuto un grande carattere e che ha avuto alla base di tutto una grande umiltà per poter arrivare a raggiungere i suoi obiettivi. Questi credo che siano complimenti che vanno al di là di quello che può essere il gol in Champions o il gol magari che può dire lo scudetto con il Parma, il gol in Coppa UEFA e i gol che ho avuto la fortuna di fare. Io credo che l'attestato più bello che ci può essere per un giocatore, per un calciatore che raggiunge i propri obiettivi è quello di essere stato sempre una persona rispettata, un grande professionista che ha lottato in ogni giorno, in ogni allenamento per poter arrivare al suo obiettivo, perché poi io ho avuto step by step, sono sempre cresciuto per poi arrivare a una grande squadra che è stata la Juventus, al di là dei colori, però mi ha aiutato a crescere, a diventare uomo. Che vuol dire al di là dei colori? Attenzione. Al di là che magari in sala ci può essere giustamente chi è milanista, chi è... No, però volevo capire tu per chi tifi. Volevo dire io sono sempre stato juventino, quindi ho avuto la fortuna di poter vestire quella maglia.
No, e volevo dire che quando vai e appartieni e arrivi a certi livelli in quelle squadre lì, capisci che sei sul tetto e ti devi, non dico adeguare, ma devi cercare di fare l'impossibile, e capisci anche che la vera competizione non è la domenica, ma è la quotidianità, ogni giorno in allenamento. E quindi io credo di aver sempre dato ogni giorno in allenamento il massimo, ho sempre cercato di vivere anche le mie vacanze di Natale, le mie vacanze di estive, sempre in funzione dell'allenamento e del mio lavoro. Quindi no, mi sono allenato e oggi, ancora oggi a 55 anni, mi alleno ogni giorno, e credo che quello sia stato l'obiettivo che mi ha permesso di raggiungere i miei traguardi. Allora, e la domanda che invece più ti dà fastidio, perché ti fanno sempre quella? Ma una che mi dà fastidio, non magari provocatoria, ma sempre mi fanno sempre questa. Ma d'altronde sei segnato in Champions un gol importante, in nazionale. Domanda che dava fastidio a me, che dava fastidio un po' anche al mio amico Gianluca Vialli, era sempre quella del fatto che si raffigurava in me e in Gianluca il fatto solo del sacrificio. Onestamente dà un po' fastidio, perché quando uno nelle stagioni, non è che voglio, c'è anche portare capacità, no? No, ma è logico che quando ti paragonano a un giocatore, io ho avuto la possibilità di giocare con Baggio, e ormai ci sono giocatori e giocatori, ma io credo che la classe e il talento sia in giocatori, in tutti i giocatori che giocano ad alto livello e che giocano con quella umiltà, con quella determinazione. Perché posso portare un esempio, per dire, Giorgio Chiellini non è un giocatore di grande qualità tecnica, ma secondo me ha un talento incredibile, perché il talento non si vede solo magari quando tira una punizione o dribbli un avversario. Il talento sta nella persona, dentro il tuo DNA, e quindi quello è un talento incredibile, per dire, ho fatto un esempio. Quindi credo che per poter raggiungere, giocare in certe squadre, perché non tutti i calciatori possono giocare in certe squadre, devi avere, oltre alle qualità, devi avere grande carattere, grande determinazione, devi superare momenti negativi. Io ne ho avuto tanti nella mia carriera di momenti negativi, però sono quei momenti che comunque mi hanno aiutato a arrivare a certi traguardi. Però credo che alla fine ci sta che per poter stare in alto devi avere sicuramente delle grandi qualità. Questo è sicuro? Insomma, bello, il colpo d'occhio, non è male, vero? No, è veramente bello potersi raccontare le esperienze che ho vissuto e che hanno vissuto anche i miei colleghi, da Francesco a Fabrizio. In sala c'è anche Amedeo. Sì. Amedeo, ragazzi, è un giocatore straordinario. Salutiamo anche Carboni, allora. Amedeo Carboni è stato un giocatore dove ci siamo scontrati tante volte, tante battaglie, tante e tutt'oggi fate finta di volervi bene, no, certo. Però abbiamo vissuto spesse volte anche la nazionale insieme. Ecco, lui è un altro giocatore che ha fatto la storia del calcio, non solo in Italia, anche fuori, un ragazzo che aveva grandi qualità, grande forza fisica, ma la base principale qual era? È che è un ragazzo straordinario e non si inventa niente nella vita. Io l'ho detto anche l'altra volta alla presentazione del libro di Fabrizio Castori: in 55 anni di mia vita, la mia vita mi ha insegnato una cosa che credo che sia, non si può cambiare, questa è la vita, che nella bocca del campione c'è sempre una grande umiltà, nella bocca del mediocre c'è sempre una grande presunzione. Tu hai giocato con tanti campioni, come tanti campioni hanno giocato con un campione, insomma. Questa umiltà l'hai sempre riscontrata? Più vai in alto e più c'è. Più vai Io in ho alto avuto la fortuna, c'è. Per dire, il primo giorno che ho conosciuto Agnelli mi ha messo subito, ero agitato subito, a mio agio. Io non voglio essere cattivo, non voglio fare tutta un'erba in fascio, però posso diventare antipatico, perché qua ci sono tanti ragazzi che giocano a livello dilettantistico, anche a tre figli io che giocano a livello dilettantistico, quindi sto vivendo anche questo mondo qui e vedo una presunzione incredibile. Non se ne devono dispiacere questi ragazzi, che sicuramente saranno tutti bravi, ma
quei giocatori spesse volte che li vedi da come camminano, che vogliono fare protagonisti. Invece se tu vai a parlare con... Io il primo giorno che mi sono presentato in nazionale c'era seduto, magari non so se sull'altro spogliatoio già c'era Medeo, c'era tutti i giocatori del Milan, da Maldini, Costa Curta, tutti quanti. Sono arrivato, io ero la prima volta che mi convocava, al di là che giocavo nella Juve, però sono entrato dentro allo spogliatoio, era nato da poco mio figlio e avevo avuto la fortuna che in quel momento mia moglie mi aveva dato un figlio, ma allo stesso tempo la convocazione, quindi era un periodo d'oro, avevo fatto 2 gol al Parma, 2 gol alla Roma, eravamo in testa alla classifica, l'anno dello scudetto, era un momento magico. Sono entrato dentro allo spogliatoio che conoscevo solo perché eravamo avversari, quindi non avevo la... così. Sono entrato dentro, mi hanno baciato, mi hanno abbracciato, mi hanno chiesto come stava mio figlio, mi hanno fatto sentire uno del Milan, uno della nazionale. E queste persone qua, e dopo è normale perché stanno ad alto livello, perché più sali e più c'è umiltà. E poi è logico, l'umiltà c'è anche quando tu ti vai a confrontare con degli allenatori che allenano in Serie D, in Eccellenza, in Promozione. Qui abbiamo in pratica l'allenatore che hai presentato tu, adesso mi sfugge il nome, Ciampelli, volevo certo, dire. Davide. Lui sta facendo dei grandi lavori, quindi va riconosciuto la sua voglia, la sua determinazione. Però io credo che l'umiltà è fondamentale per poter raggiungere qualsiasi tipo di traguardo. Ascolta, i campioni... Beh, stando vicino ai campioni poi si impara sicuramente, ma ripeto, anche loro imparano dagli altri. Domanda di quella veramente classica. Un'altra cosa che... Ti vedo distratto, che, No, un'altra attenzione, cosa che voglio mettere in risalto, anche il campione si vede quando in prima squadra va un ragazzo giovane e lo fa sentire a suo agio, lo prende, lo coccola, gli insegna e tutto quanto. Poi dopo magari c'è anche chi magari... gli fa, cioè, lo fa, si fa sentire la differenza. Lì in quei casi si vede anche il leader, il giocatore che comunque può essere rappresentativo e può mettere a suo agio un ragazzino che è giovane, che è in difficoltà, che è emozionato, e quindi credo che questo sia veramente fondamentale. E questo poi si riscontra anche nella vita normale, anche nella, certo, vita del lavoro, insomma, spesso ci sono queste situazioni positive e negative. Di campioni ne ha incontrati tanti, amici e non sul campo, quindi avversari o compagni di squadra. Dei tecnici, chi è che... Tanto vabbè, non è che si dice nulla di male. Qual è quel tecnico che... Insomma, quando rifai un po' le somme, i gran totali, dico guarda, da questo qui veramente, quando lo rincontro gli dirò sempre grazie. Beh, logico, tu ti aspetterai magari che io ti dica Sacchi, ti dica Lippi, ma io dico grazie a chi ha creduto in me quando ero giovane, quindi a Colautti, a Marchioro, a questi allenatori che mi hanno permesso... Grandi allenatori del settore giovanile, Franco Vannini, che da quando ero nel settore giovanile, quanti ragazzi vengono bocciati nei settori giovanili perché si fanno giudizi molto molto affrettati. Io, per dire, nel mio campo... per quanto mi riguarda, mi avevano bocciato dagli allievi, dai giovanissimi nazionali, dovevo andare agli allievi nazionali e invece non mi ci hanno mandato perché ritenevano che non ero all'altezza, e mi hanno mandato negli allievi regionali. Feci una partita, mi vide Vannini che era in primavera, mi portò addirittura in primavera, e lì è stata la mia fortuna. È iniziato a fare l'esordio con l'Ascoli, avevo fatto subito gol e da lì sono andato in prima squadra a 16 anni con Giacomini in Serie B e con Aldo Agroppi. Quindi spesse volte nei settori giovanili ci sono delle difficoltà, quindi io credo che vorrei ringraziare questi allenatori. Poi è logico, più sali e ci sono allenatori bravi, perché Sacchi mi ha insegnato tantissimo, Lippi mi ha dato tanto, Trapattoni mi ha dato in ugual modo, una persona straordinaria. Brian Robson, Dan Middlesbrough uguale, Kurbissa, ma io ho avuto sempre un ottimo rapporto con tutti gli allenatori, al di là che poi dopo magari ci sono dei momenti che puoi condividere o non condividere le idee del tuo allenatore, però credo che alla base di tutto ci sia sempre, e che bisogna sempre avere una certa lealtà tra allenatore e giocatore. Quando dalla parte tua trovi un allenatore chiaro, trasparente, che ti dice la verità, credo che
che tu possa riuscire a creare, anche se l'allenatore non ti vede, quel rapporto di stima che va al di là del calcio, che è fondamentale. E si accetta di buon grado anche di andare in panchina. Assolutamente. Assolutamente. Ascolta, e tu sei venuto, vieni spesso in Alta Valle del Tevere, ultimamente anche a vedere i figli a giocare, no? Sì. Se non sbaglio a Sansepolcro, anche, sì, vero? Sì. Ma ti sei mai chiesto, dico, ma miseria, metterò un po' in difficoltà i miei figli quando vado allo stadio? Beh, i miei figli sono già in grosse difficoltà, perché è un tasto dolente questo, perché portano un nome pesante e che spesso fanno sempre riferimento al papà cosa sbagliata. I miei figli, io infatti vado ogni tanto a vedere la partita, ma per dire a Perugia, avevo dei figli a Perugia, non andavo mai a vedere gli allenamenti, ma perché non è che non volevo seguirli, è perché sapevo che avrei messo in difficoltà l'allenatore, avrei messo in difficoltà i miei figli, e quindi cerco di andare a vederli, perché poi dopo il tempo passa veloce e anche mio figlio ci tiene che io lo vada a vedere, però voglio star lontano dalla situazione figlio e genitore calcio, perché so che la mia figura potrebbe dar fastidio a certe situazioni, quindi voglio star lontano da questa situazione qua, e non voglio essere ingombrante né per mio figlio e né per chi l'allena e nemmeno per la società che lo gestisca. Ascolta, hai detto che si incontrano nel mondo della vita, quindi che nel tuo lavoro è quella sportiva del calcio, anche dei momenti non prettamente positivi, qualche infortunio, oppure anche là in qualche piazza dove forse già dall'inizio si è visto che non c'era feeling, questo ci può stare, no? È accaduto anche questo da qualche parte. A me no. A te no? No, fortunatamente no? Io dove sono andato sono sempre stato bene. Onestamente, quando ero ragazzino, che ho lasciato la prima volta Perugia per andare a Avellino, che è stato l'anno che mi ha formato tantissimo, lì poi dopo due mesi sono andato a Caserta, ero in netta difficoltà perché facevo fatica ad ambientarmi in un ambiente difficile comunque, però mi ha aiutato tantissimo. Però poi dopo Caserta, Reggiana, Juventus, Marsiglia, l'Inghilterra, la Lazio. Meglio la Francia o l'Inghilterra? Ma sono due posti magnifici, perché io ho avuto la fortuna di giocare nel Marsiglia, e Marsiglia per vivere a calcio c'è sempre. Oggi che lo stadio è stato rifatto ci sono 70.000 persone tutte le domeniche con 55-60.000 abbonati. All'epoca ce ne andavano 40, però era sempre pieno lo stesso lo stadio, con una grande squadra. Abbiamo perso la finale di Coppa UEFA con il Parma di Malesani, avevamo 8 squalificati, comunque la nostra era la squadra forte, perché c'era Kopke in porta, il portiere della nazionale, c'era Laurent Blanc, Dalmat, Luxen, Dugarry, io, avevamo una squadra forte. Troppo forti. Non avevamo perso mai, non avevamo mai perso, siamo arrivati in quella finale senza mai perdere, e quindi una società comunque importante. Poi in Inghilterra io sono stato il precursore insieme a Gianluca Vialli, a Di Matteo, a Zola. Lì il calcio è veramente qualcosa di incredibile, si vive con quel profumo di vero sport, e quindi al di là di tutto è stata una bella esperienza. Assolutamente, poi sono tutte esperienze, no? Certo. Cioè, tu avevi un legame molto stretto, letto, ti ho sentito spesso con il babbo, no? Tra l'altro sei riuscito anche nella promessa finale del saluto con il grifo, con la maglia del grifo, quindi sicuramente una cosa importante. Però quando hai iniziato a passare da una società all'altra, da una squadra all'altra, si iniziava anche a monetizzare il valore del buon Fabrizio Ravanelli. Che si diceva in casa Ravanelli? Beh, si piangeva più che altro, perché è inutile nasconderlo, mio papà non ha mai visto mai tutti quei soldi che io sono riuscito a guadagnare. E quindi credo che ci sia stata una grande emozione da parte sua, e lui in maniera oculata ha cercato di gestire i miei soldi che guadagnavo e i primi soldi che guadagnavo, cercando di farmi capire comunque sempre di più che l'importanza che era in quel momento avere qualcosa in più di altri ragazzi, quindi che ci dovevo stare con la testa. Assolutamente, questo è un insegnamento che ti porti dietro e sicuramente riversi anche sui figli. E la moglie col pallone? Beh, la moglie niente, la moglie niente, niente, il pallone sono due rette parallele, è stata la mia fortuna. Io ho avuto, sono
31 anni che sono sposato e quindi ho trovato la persona giusta e che ancora oggi ringrazio, che Dio ben abbia mandata, di Reggio Emilia, e quindi ci siamo conosciuti a Reggio Emilia e da lì abbiamo vissuto momenti fantastici come stiamo vivendo tuttora. Quindi devo ringraziare, perché oggi mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre permesso, anche quando tornavo da ogni ritiro alle 2 o le 3 di notte, di trovare un piatto di pasta pronto, e quindi mi è stata sempre vicino anche all'estero, non mi ha mai abbandonato. Credo che avere una donna al tuo fianco seria, credo che sia la cosa fondamentale per poter raggiungere qualsiasi tipo di traguardo, ma soprattutto anche nei momenti non di esaltazione, ma nei momenti difficili, che ti sostiene, che c'è sempre una parola giusta, che ti dà tanto amore e tanta serenità, e quindi io devo tutto non solo alla mia famiglia, ma anche a mia moglie. L'applauso è partito dalla vicepresidente della Proloco. Non è un caso, insomma. Le quote rosa si stanno facendo valere tantissimo a livello sportivo, non solo calcistico, quindi assolutamente tanto di cappello a tutti i livelli, perché ci sono situazioni veramente piacevoli anche là dove talvolta magari si possa non pensare. Tra l'altro in sala c'è il presidente della sezione AIA di Città di Castello, tra l'altro è di Pistrino, perché qui fanno tutti insieme, capito? C'è il Tevere, il fiume, li porta l'acqua, come vedi pende un po' il cartellone perché scola l'acqua sulla parte laterale. Allora, poi dopo me la faranno pagare, non ti preoccupare. E, insomma, fondamentalmente ho notato che tu hai avuto spesso una squadra che ti sei trovato contro nell'apice anche della carriera di quei giocatori, una signora squadra che era il Parma. L'hai trovata in Italia e all'estero, che insomma non sempre sono stati risultati positivi, però anche lì una bella società. E questo mi porta a dire che naturalmente anche in Italia, e uso l'anche, lo sottolineo e lo virgoletto, ci sono delle belle società, no? Tutt'oggi. Assolutamente, il Parma è stata per anni la nostra prima diretta antagonista, abbiamo lottato su diversi fronti. L'anno che abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia ci ha battuto in finale a Milano in Coppa UEFA, e quindi avremmo potuto fare il triplete, non ci siamo riusciti, e quindi hanno vinto meritatamente la Coppa UEFA, nel senso che era una squadra che comunque faceva piacere incontrarla, perché erano tutti giocatori bravi, erano scontri leali e niente, però era una squadra onestamente, personalmente, che mi portava abbastanza bene, perché comunque riuscivo quasi sempre a fargli gol, quindi è una squadra che mi ha portato fortuna. C'era Bucci. Ah, c'era Bucci, tra l'altro è venuto anche a Perugia dopo, insomma. Sì, no, Luca, tra l'altro, abita sopra casa di mia moglie, è reggiano. È reggiano, di Reggio Emilia. Ascolta, ma che nessuno sa, e naturalmente me lo dirai, però c'è mai stata la possibilità che tu andassi in un'altra società blasonata italiana o estera? Sì, c'è stata diverse volte. La prima volta, quando io sono passato alla Juventus, che ero, giocavo alla Reggiana, la società mi chiamò e mi disse che c'erano due squadre importanti del campionato italiano e che dovevo scegliere se la Juventus o il Milan. E io scelsi la Juventus perché ero tifoso juventino. E poi quando sono andato in Inghilterra, dopo un anno, che feci molto bene nonostante tutto, perché ero riuscito a fare 34 gol a un gol dalla scarpa d'oro, mi chiamò Capello, che mi voleva portare al Real Madrid, però poi dopo lui vinse il campionato e tornò ad allenare il Milan. Vabbè, un'altra bella opportunità. Le scelte nella vita, se ne fai una lasci l'altra, però tra Juve e Milan, No, ma anche perché nel Milan c'erano i tre olandesi, era veramente dura ritragliarsi uno spazio. È vero che anche alla Juve c'era Baggio, c'era Vialli, c'erano tanti giocatori. Arrivava Del Piero, insomma. No, Del Piero è arrivato dopo. È arrivato dopo, però ho visto che in qualche formazione nelle riserve c'era anche quando c'era. No, ma Del Piero è arrivato nel 93. Dopo due anni che io ero alla Juventus, quindi è arrivato successivamente. È andato via con l'uccellino. Allora, che ti volevo dire, ma quell'avversario leale maduro e quell'avversario veramente cattivo, e non uso un termine più dispregiativo? Ma
duro e leale, credo difficile da superare, era Pietro Bjerkovud in assoluto. Secondo me è stato uno dei difensori che mi ha messo più in difficoltà, ma non solo a me, credo a diversi attaccanti, perché era molto forte fisicamente. Se riuscivi a superarlo, riusciva di nuovo a recuperare, un mostro di forza. Zar contro Penna Bianca. E poi, per quanto riguarda quelli più cattivi, credo che siano da riportare difensori inglesi, perché tanto non ci italiani, sentono. No, ma giocatori inglesi, da Ferdinand, da tanti altri. Ti viene da sorridere? Perché? No, perché in Inghilterra veramente i primi anni, quando giocavo io, sono arrivato io nel 96, c'erano Vinnie Jones, per dire, centrocampista del Wimbledon, era un killer, quello, giocava solo per spaccarti le gambe, per dire, adesso fa l'attore. Però in Inghilterra c'erano giocatori veramente che, quando anche scendevi a fare l'allenamento, non sapevi mai se tornavi sano o no, perché il calcio inglese in quegli anni lì era veramente molto molto duro. Inglese ci riporta a 1-11, sembra strano, ma insomma, no? Tu lo conoscevi, Maurizio Falcinelli? Lo conoscevo per fama. Hai avuto questa sfortuna una volta, oggi di però ho conosciuto e so che è una persona meravigliosa, una persona che si intende di calcio, è una persona pura, e quindi credo che ce ne sono veramente poche di persone come lui. La famiglia Falcinelli a Pistrino possono fare la squadra. Falcinelli, Falcinelli, Falcinelli. Come alla Parlesca, sai dov'è la Parlesca? Come sì. No. Lì sono Becchetti, Becchetti, Becchetti. Poi Carletti all'improvviso, poi l'ha mandato via perché sciupava la formazione. Però tu hai allenato settori giovanili, no? Ci vuole competenza? Da tutte le parti ci vuole competenza. Una competenza di relazione e una competenza tecnica. 1-11 ha queste potenzialità. Tu quanti ne hai viste in giro, da 1 a 10, una percentuale da 1 a 100 di competenza nei settori giovanili? Perché ne hai visti, ne giri, li guardi. E questa, vedi, questa era la domanda. Porti che la prossima, su, la prossima volta, quando ti chiederanno, qual è la domanda che non vuoi che ti senti è una dire? La domanda che non mi porti su una strada. Veramente come l'hai 45, come l'hai 45. Io non mi va di rispondere, perché non vorrei essere troppo duro. Va bene, sui settori giovanili. Va bene, va bene, va bene. Ascolta. A iniziare da Perugia, comunque, non è che non mi nascondo dietro un dito. Io non mi sono mai nascosto in vita mia, quindi anche se c'è il mister non mi interessa. No, ci mancherebbe. Massima libertà di espressione senza offendere nessuno, ci mancherebbe. Dov'è la partita più bella che hai fatto? Magari non hai neanche segnato, però. Ma ci sono state diverse partite, però ricordo con grande affetto quelle fatte a Perugia, con il Celano, con il Ravenna, con la Ternana in Coppa Italia. Quelle lì sono le prime partite mie da professionista, che anche se non avevo fatto gol, avevo fatto delle partite magnifiche. Poi dopo, quando sono cresciuto, sono riuscito ad arrivare alla Reggiana, che faceva la Serie B e che per me era già arrivare a un traguardo importante. Anche lì ho fatto delle partite belle, perché l'esordio in Serie B contro il Verona di Fascetti, ho fatto 3 gol, quindi è un esordio in Serie B incredibile. Anche però la più bella in assoluto rimane non solo il gol in Champions, ma l'esordio contro il Liverpool in Inghilterra con 3 gol, e quello credo che sia una ragazzi, delle partite 3 gol al Liverpool in Inghilterra, in Inghilterra. Vabbè, allora, domani quanti chilometri? Domani ho 4 ore di bici, quindi devo sicuramente fare sopra 100 chilometri. Ma con tutte le comodità motore, perché devi faticare ancora in bicicletta? Perché gli sport di fatica mi piacciono, e poi la bicicletta mi fa sentire ancora, mi fa vivere ancora la competizione. Non sono quello, devo dire la verità, mi piace. Tu sei a me stato piace campione provinciale di cicloturistica? Sì, ma al di là di quello, perché come al di là di quello? No, ragazzi. Vabbè,
L'obiettivo di noi amatori, per me il mio obiettivo è quello di sfidare il mio fisico ogni anno, nonostante gli anni passano, alla Maratona delle Dolomiti, che è una competizione che si fa tutti gli anni in Alta Badia, dove in pratica è la corsa che è in pratica pubblicizzata in tutto il mondo, c'è anche la diretta televisiva sulla Rai dalle 6:30 della mattina fino al giorno alle 14, si scalano tutti il giro della Grande Guerra cosiddetto, no? Il giro dei quattro passi, quindi fai la salita del Campolongo, poi fai il Pordoi, poi fai il Falsare, Golgiao, ci sono tutte queste salite, comunque la gara sono 140 km, 4.300 metri da scalare, è una gara dura dove ci sono 13.000 concorrenti da tutto il mondo, è una festa, quindi è anche bello cercarla di fare nel miglior modo possibile. Infatti quando vai via la moglie dice vado a fare quattro passi. No, ma la moglie è già arrabbiata della bici, quindi non vuole assolutamente che vada in bicicletta, uno perché mi sono trasformato fisicamente, perché ho perso tutti i miei muscoli, infatti quando mi abbraccia non sa se abbraccia me o abbraccia un'altra persona. Questo a peggio per te, insomma, io vedi tu di mettere su qualche chilo, perché e quindi, ma no, quindi è la bici, come tutti i sport di endurance, che producendo endorfina ti prende, devi per forza allenarti tutti i giorni. Vabbè, allora noi vorremmo proseguire, ma no, ci sono ma a un certo punto fuori. Qui ci chiudono, chiamano. Hai la ragione. Squadra dei cinghialai ci tirano. Allora, volevo dire una cosa, noi abbiamo aperto con la canzone Quando Gigi Riva Tornerà, poi tu hai parlato di Vialli, Gigi Riva grande personaggio, secondo me nei movimenti in campo un qualcosina, insomma, gli dai, gli somigli, e poi hai collegato a Vialli, che ha avuto un ruolo nella nazionale, Gigi Riva sicuramente importante come quello di Vialli un po' prima, un personaggio che non è mai uscito dall'isola e ha rispettato la squadra dall'inizio alla fine dove ha giocato. Ora non vuol dire che quelli che sono andati via non lo hanno fatto, però insomma di questi personaggi ancora ce ne sono, ma ce ne sono anche come te che vanno in giro e riconoscono naturalmente l'origine, non si dimenticano di nulla, si può essere bravi, legati a ogni società in tutti i modi, e noi abbiamo voluto legare Gigi Riva un pochino anche a te. Ti ci vedi Gigi Riva tu? Beh, Gigi era molto la canzone era Quando Gigi Riva Tornerà, ora vorrei Quando Ravanelli, cioè la canzone si allunga un po' tanto, però è un paragone un po' troppo alto per Gigi Riva? No, per me. Ah, va bene, ascolta, come no, questi erano 2-3 milanisti. Allora, prima di tutto l'augurio a One for Eleven, glielo facciamo perché hanno inventato la nuova tabellina dell'11, hanno inventato. Ci sono dei personaggi molto bravi, Maurizio Falcinelli, ma non solo. Non è un caso che ci sono anche molti personaggi in platea e in galleria del mondo del calcio, ma dello sport in generale. Qualcosa vorrà dire, no? Non solo perché ci sei tu, o c'è naturalmente Magnanelli o Mister Castori, quindi l'augurio grosso gliel'hai già fatto prima. Un consiglio? Il consiglio è quello di guardatevi le spalle. No, consiglio è quello di lavorare in trasparenza, con grande professionalità, poi le cose si raggiungono senza nessun problema, anche perché noi umbri siamo dei grandi lavoratori, quindi credo che problemi non ci siano. Anche a Mugnano. Allora, io chiamerei qua il presidente della Proloco, perché guarda, ci abbiamo le targhe, quante macchine hai potuto fare con tutte le targhe che hai ricevuto? Prego, guarda, allora, il buon Doriano Cangi, chiamerei anche il vicepresidente, la Barbara, prego, perché ha detto quando arriva Ravanelli mi ci avvinghio, perché sua moglie ha detto che non ha più il fisico di prima. Allora, due parole, dopo le dice anche il buon Doriano. Prego Barbara da questa parte, perché faremo ingelosire sportivi e non solo. Allora, leggiamo cosa c'è scritto. Infatti, mi raccomando, domani andiamo dall'oculista e la targa di Magnanelli, cioè ragazzi, io... No, facciamo un applauso, perché voglio dire,
se fermano Magnanelli, a lui con la targa di un altro l'arrestano anche, voglio dire. Allora, quindi a Fabrizio Ravanelli con amicizia e gratitudine. Diciamo che il marketing non si è sprecato nel fare un discorso, una frase, ma adesso quelle le fanno tutte. Penso che sia importante andare nella sulla sostanza, vero? La semplicità è sempre la miglior cosa. Perfetto. Gli facciamo un applauso a Fabrizio Ravanelli. Grazie. Doriano, intanto Fabrizio guarda, se vuoi puoi aspettare qua, così almeno puoi offendere, di tu, vuoi andare via, devi andare a fare 120 chilometri? No, dovrei andare a prendere mio figlio. Lo sa lui? Basta dirgli che non lo sa. No, perché se non vado io deve andare mia moglie. Ma tanto non ti riconosce più, dai. Se tu puoi rimanere ci fai una cortesia, vedi tu. Quanti anni di matrimonio? 31. Vabbè, non c'è 31 senza 32, insomma, e qui in sala la moglie? No, mi raccomando, magari. Per carità. Vedi tu, ci fai una cortesia, se no va bene lo stesso. Va bene, ci provo, adesso scendo, mando un messaggio e poi dico magari di sentire. Tanto non prende, qui in c'è campo, vai, grazie. Grazie Fabrizio Ravanelli. Allora, la Proloco ha veramente dato una grossissima mano per allestire il palco, l'entrata e per organizzare in toto questa manifestazione. Doriano Cangi è il presidente, è sempre difficile fare il presidente perché con tutti i rischi, i lavori che ci sono da fare, tutti ti chiedono, devi fare eccetera, ma qui c'è un bel gruppo, il risultato è questo, chi conosce la realtà di Pistino conosce che c'è laboriosità e collaborazione. A te per due parole d'obbligo a nome del tuo team e per questa bella serata, prego. Allora, innanzitutto io ringrazio Maurizio Falcinelli e tutto il suo staff, perché quando appena mi ha detto che voleva fare questa cosa a Pistrino senza pensarsi due volte, abbiamo detto qualsiasi cosa tu abbia bisogno, noi come Proloco e come pistrinesi siamo con te, anche perché sportivamente non c'è bisogno di quello che ha fatto Maurizio Falcinelli sia per Pistrino sia per la Val Tiberina, no? Come ho detto prima, è campione nazionale con la Juniores, quindi. E anche perché questa è una chicca, lui calcisticamente è nato dietro a casa mia, perché si giocava lì sul palchettino lì dove c'era, insieme anche al Fantasy, quindi per questo lo voglio ringraziare, perché per Pistrino questo è un appuntamento veramente importante. E grazie anche a tutti i giocatori che sono presenti qua. E però il ringraziamento più grande lo vorrei fare a tutti i ragazzi della Proloco, a tutti i consiglieri, a tutti, perché come diceva prima lui, siamo un bel gruppo, abbiamo tanta gente che ci dà una mano, quello che avete visto qua all'ingresso, le tende, abbiamo ristrutturato la galleria, abbiamo preparato tutto. E quindi grazie di cuore a tutta la Proloco, al Pistrino, all'amministrazione comunale sempre presente con noi, e naturalmente grazie Maurizio, e aspettiamo altri appuntamenti importanti qui a Pistrino, grazie. E allora grazie Doriano. Prego, no, grazie che vai via, grazie, ok, perfetto. Allora, è uno dei lavoratori di Pistrino e dell'Alta Valle del Tevere, dalle prime ore del mattino, il buon Doriano Cangi e il suo team. Allora, prima è stato nominato, sembra di essere il Grande Fratello, no, ci mancherebbe, Amedeo Carboni, che deve andare via velocemente. Prego, dov'è Amedeo? Eccolo qua. Se volete fategli l'applauso, se no fischiatelo. Ma guarda che fisici questi giocatori di calcio, eh? Anche lei in bici? No, io a piedi. A piede ora, quanti chilometri a piedi? No, non corro più, ma no, forse anche troppo della vita. I capelli erano di un altro colore? Insomma, un po' più biondi. Anch'io, va bene. Venga qua. Vieni qua, anzi, mettiti a sedere un attimo, giusto il tempo della fucilazione, poi. Che stai facendo in questi giorni? Io sono di Arezzo. Non tutti possono essere normali, voglio dire, ora non ti offendere, però insomma, va bene. Per di più ho giocato nella Roma, quindi.
No, quello della Juventus. Qui ci sono molti romanisti, tifosi romanisti. A Città di Castello c'è un Roma Club molto molto importante, eh? Lo sanno solo loro, però va bene così. Beh no, io nella vita ho una società che ristruttura impianti sportivi, quindi gli stadi che vedete in Spagna sono tutti frutto della nostra società, dall'Atletico Madrid, Siviglia, Betis, Malaga. Mamma mia, i soldi, tanti soldi, eh? Per le società, sì. Allora, qualcosa che rimanesse con lo sport ci voleva, vado a fare gli impianti sportivi. Allora, Fabrizio Ravanelli, è vero che vi volete bene? Ascolta, dimmelo sull'orecchio. Fabrizio, è impossibile non volerli bene. Va bene. E mister Castori lo conoscevi? Sì, di fama. Oramai lo sappiamo tutti che il suo curriculum è molto conosciuto da tutti, perciò... E Maurizio Falcinelli? No, no. No, scusa, uno è di Pistrino, uno d'Arezzo, ma di che rione sei d'Arezzo? Ma io perché sono già 30 anni e vivo in Spagna, quindi... Il peggio del peggio, voglio dire. Cioè d'Arezzo, vivi in Spagna e vabbè, ascolta, quindi, cioè, come mai questa scelta? L'amore? Beh, no, dopo Roma c'è stata la possibilità tra andare tra una squadra inglese e una squadra spagnola e... Anch'io come Fabrizio eravamo allettati dal calcio estero perché sinceramente abbiamo vissuto, avuto la fortuna di vivere gli anni più belli in Italia, perché gli anni 90, gli anni più belli, però lui è andato in Inghilterra e sono andato in Spagna dove praticamente è successo il contrario. Quello che era bello in Italia poi è arrivato bello in Spagna e quindi ho avuto la fortuna di giocare nel Valencia tanti anni, 9 anni. E come lui abbiamo avuto la fortuna di avere dei bravi compagni, bravi allenatori e abbiamo vinto qualcosa, ci siamo divertiti. Giusto qualcosina avete vinto, insomma, facciamo un applauso perché hanno vinto giusto qualcosina, insomma. E, vabbè, quindi si continua a ristrutturare gli stadi, ragazzi, voi che non sapete giocare a pallone fate più buche possibili, così almeno c'è la possibilità di recuperare qualche soldino anche in Italia. A Pistino, perché non ci sono i soldi, ora fanno il 110 anche sugli stadi, attenzione. Ma per riscuotere dopo ti ci voglio. A Pistino hanno già fatto 20 anni fa il 110, c'è il campo più grande dell'Alta Valle del Tevere, secondo me anche 120, però il Carlo Alberto della Chiesa, e complimenti a Pistino anche per avergli dato veramente un bel nome allo stadio. Quindi dai, queste sono, come le chiamate, le rimpatriate voi? Beh sì, a parte che capita spesso di trovarci a qualche manifestazione, però... Ci fa piacere che ancora ci sono questi tipi di iniziative, no? Come One for 11, che è importante, io credo, nella vita, soprattutto per dare un esempio ai ragazzi giovani che spesso ora sono troppo al telefonino, perché è la nuova cultura, tutto cambia. Anch'io gli davo, ai miei genitori dicevo, buonanotte. Ora sono i miei figli e mi dicono, sì, babbo, buonanotte. Di che classe sei tu? La risposta è immensa. Che classe? 65. 65, va bene, 65, ancora sai i campi, ragazzi. Allenatore mai? No, ho fatto anche... Lo so, ma ti voglio dire poi, settore giovanile? Sì, a livello giovanile, che è la cosa più divertente. Per chi? Per i ragazzi o per te? Ma anche per i ragazzi, sono divertiti, perché quando hai avuto la fortuna di vivere tante tappe nella tua vita per arrivare a diventare un professionista... Sai cosa vive il ragazzo in quel momento, sai le difficoltà che c'ha il ragazzo in quel momento e quindi riesci più che altro, più che a insegnare calcio, a insegnare l'unione di un gruppo, le regole, rispettare, che è quella alla fine, quello che fa, che credo che cercano tutti gli allenatori prima di fare il gruppo, poi la tecnica viene dopo. Allora, grazie. Allora, grazie a voi. No. Non siamo riusciti a rubare un'altra macchina per un'altra targa, ci dispiace, prossima volta riusciremo. Amedeo Carboni a Pistrino, grazie mille. Allora, andiamo avanti poi, ringraziamenti e anche altri personaggi. Alessio Romanelli, il vero giornalista organizzatore unitamente a One of 411 di questa serata. Andiamo con il secondo ospite.
durante una delle sue quotidiane giornate di lavoro come commerciante di calzature e pelletteria a Rosalba, una collega lo segnalò al marito Renato, che era alla ricerca di un allenatore che fosse in grado di salvare la Belfortese, squadra di calcio di Belforte del Chienti, paesino marchigiano di 1800 anime. Quel ragazzetto di 26 anni accettò la sfida e portò la squadra fino all'ottavo posto di quel campionato di seconda categoria. È iniziata così, per hobby, la carriera di un allenatore che è poi diventato l'unico della storia ad aver scalato tutte le divisioni dei campionati della FIGC e il 24 gennaio 2023 ha pure tagliato il traguardo delle 518 panchine in Serie B, diventandone tecnico in attività, con più presenze nel campionato cadetto e il terzo di tutti i tempi. L'allenatore di San Severino Marche di promozioni in carriera ne ha conquistate ben 10, compiendo il salto in 8 campionati italiani differenti: la terza categoria con il San Patrignano, la prima categoria con il Camerino, la promozione con il Cerreto Desi, l'Eccellenza con il Tolentino, la Serie D con il Tolentino e il Lanciano, la Serie C2 con il Lanciano, la C1 con il Cesena e la Serie B con il Carpi e la Salernitana. Insomma, la perfetta sintesi di chi ogni successo sportivo se lo è guadagnato sul campo con sacrifici e passione. Per la presentazione del progetto One for Eleven, signore e signori, Fabrizio Castori. Mamma mia, che applauso! Speriamo che Ravanelli sia andato via, se no dice no, l'hanno fatto più grosso. Prego, mister. Grazie. Come va? Buonasera a tutti. Bene, grazie. Ci mettiamo subito a sedere, dai, perché. Bene. E anch'io ho fatto 90 km stamattina. Lei? No, in macchina. Sulla I45 è dura comunque. Non venivo dalle Marche, quindi ho fatto più da casa? Sì. Che strada fa quando viene qua? Faccio la Civitanova Foligno, no? Oh, ma non c'è mai nessuno su quella strada, sembra incredibile. Per fortuna, poi non ci sono ancora le autovelox, quindi posso spingere con l'acceleratore. Vada, anche lei da 110, da 110 anche lei, vero? Come? È da 110 anche lei, di velocità? Un po' di più. Allora, Fabrizio Castori, la storia di Mister Promozioni. Alla fine però sempre queste promozioni. A proposito, lei ha vinto anche un campionato junior statunitense all'inizio, vero? Lo dice nessuno, perché contano sempre quelle altre vittorie. Vabbè. Non c'è scritto quello, no, fa niente, perché i campionati giovanili non contano, non li mettono, però fa niente. Ah, è un peccato. Contano le promozioni, no? Contano le promozioni, questo è vero. Lei ne ha fatte tante? Troppe Io mai, tutte, vero? No, non sono mai troppe. Tutti i passaggi di categoria li ho fatti sul campo, non mi ha regalato mai nulla nessuno. Cioè non è che dici fai bene in una categoria e ti prende qualcuno in una categoria superiore. Io in categoria superiore ci sono andato quando ho vinto il campionato, in qualsiasi categoria. Quello di seconda categoria? No, quello non l'ho vinto. Non l'ho vinto perché ho cominciato in seconda categoria e ho preso una squadra ultima in classifica, avevo 26 anni, aveva 7 punti a dicembre. Poi la prima partita l'ho persa 5-0. 5-0? Sì, col Pollenza. Si vergogna, ancora si vergogna? No, mi sono arrabbiato. Come posso dire, ho acquisito spirito di rivalsa, no? Sì. È diventata una cosa positiva quella sconfitta. Assolutamente, perché poi nevicò, si fermò il campionato di seconda categoria, perché era dicembre, e io cominciavo a fare allenamenti tutti i giorni. Non, in seconda categoria era una cosa assurda, non strana, assurda. Non è che mi tocca andare con la macchina, avevo una 500, passavo a prendere i giocatori che erano al bar in giro qua e là, li prendevo e li portavo al campo perché per fare le metri li allineavo tutti i giorni, è vero, eh? No, ma guarda, ma uno che, cioè, è stato scritto un libro a quattro mani. Allora, io il libro... No, aspetti un attimo, sì. Perché è uno dello scrittore, l'ha preso in casa. Allora, ha preso il genere, voglio dire, facile. Sinceramente io non volevo, era molto tempo che volevo scrivere questo libro, non volevo far scrivere perché, per un motivo semplice, perché i libri si scrivono, come si dice? Dopo che uno ha smesso, io non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di smettere, quindi, però intanto hanno scritto. Vabbè, la colpa è di Boccucci, dai, anche perché insomma... È stato più colpevole il mio genere di Massimo, perché Massimo non c'ho l'idea, però siccome il genere ogni tanto io ce l'avevo dentro casa, raccoglieva tutte le notizie, no? E ha avuto pazienza, perché io ci ho messo un po' per raccontare tutto e poi ha saputo fare questa raccolta e insomma ha fatto sto libro. Insomma, lei all'inizio ha fatto
lavoro e passione, come stanno facendo tanti tecnici. In seconda categoria non è che cambi col pallone. No, ci mancherà. Ascolti, quanto valgono le mie scarpe? C'ha idea lei? Per lei vendi, faceva, no? Sì. Me l'ha vendute 10 anni fa, sì. Bevignani, dopo glielo, sì, presento. Esatto. Conosco bene Massimo. Lo conosce Massimo Bevignani, è vero? Ah, quindi c'ha anche lei qualcosa di sfortunato? Ah, conosce Massimo Bevignani lei? Purtroppo. Per lavoro? A suo, sì, tempo? Sì. Ma veramente? Come no? Ma lo sa perché lui c'aveva il negozio di scarpe? Perché le consumava per fare negozio stadio, dopo in bottega c'era poco. Lei ce lo trovava quando veniva qua? Io conoscevo bene il babbo, la mamma, anche lui che c'era, la famiglia conosco tutta, però persone eccezionali. Oh. Allora, era un motivo per fare un altro applauso a Massimo Bevignani, eh? Allora, è cambiato, non penso nella testa, mister Castori, da quando aveva la 500, ora che macchina c'ha, dica la verità. Una GLA, una Mercedes GLA. Fatti i soldi, mister, Fatti i soldi, no, Non mi posso lamentare, però non è... Però è parsimonioso lei? Cioè gli dà il valore perché ha vissuto anche altre situazioni, no? Ascolti, io nasco in una famiglia operaia, no? Giusto. Nonno addirittura era un trovatello, quindi più poveri di noi era difficile trovarne in paese, perché trovatello significa fu abbandonato dalla mamma, fu portato in un convento, sarà la ruota dei conventi, fu lasciato lì, poi nonno è stato svezzato, è andato poi in orfanotrofio, quindi nonno poverino... è stato, come si dice, abbandonato. La vera storia di tanto tempo fa, di tanti, è vero? Sì. Infatti non dice sempre, non mi sono potuto fiare, manco di mamma. Dice, c'era ragione, abbandonato. È vero, è vero. E poi ha messo al mondo 6 figli, fra cui mio padre, che era l'ultimo dei 6 figli. E, sai, erano periodi... Non è che c'era tanto... Non è che avanzava tanto. No, però non c'è mancato mai niente, perché i miei genitori mi hanno insegnato che bisogna accontentarsi di quello che si ha, no? Ho avuto babbo e mamma, babbo operaio, mamma sarta, e visto che parla lei, scusi. No, se mi dà del tu mi fa un piacere. Allora, va bene, devo del tu. Posso dare? Io mi chiamo Gabrio. Lo so, mica tutti sono normali, voglio dire. È un nome del posto. Le hai mai sentito uno che si chiama Gabrio? No, Gabriele sì, Gabrio no. Vabbè. Fa niente, è il primo. Mi offende, comunque va bene. No. Prego. No, dicevo... Non riesco neanche a confonderla, vede? Che non perde neanche il filo. No, mi permetto di rispondere come ho già risposto a Saverio Montingelli, un'intervista che mi ha fatto la RAI quando ho vinto il campionato con la Salernitana, e lui mi fa una domanda, mi dice, ma non pensi di aver guadagnato poco per quello che hai, diciamo così, vinto in carriera, eccetera? A me mi è scappato, ma giuro, l'intervista in diretta, mi è scappato di rispondere, guarda che io se penso a quello che guadagnavano papà e mamma, certo, che a 60 anni si alzano le 6 la mattina per andare in fabbrica, io mi sento fortunato. Ci mancherebbe. È quello che diceva prima anche Fabrizio Ravanelli. Cioè, allora io... La mia era una battuta prima, no, comunque no, i soldi no, l'ha fatti veramente. Posso andare a dire una cosa? Mi sento i complimenti a Fabrizio per la figura che ha dimostrato di essere. E che vorrei, mi avete detto che ci sono allenatori qui, molti. Vorrei che prendessero spunto da Fabrizio quello che ha detto, perché le persone come lui devono essere comunque un riferimento, devono rappresentare un esempio. Lui ha dimostrato di essere un esempio. Bene. Fabrizio, d'altronde... No, guarda, io ci tengo a dire, adesso Fabrizio è impegnato a fare le autografi, ci tengo a dire, io non sono diplomatico, perché la diplomazia è bugiarda. La diplomazia è bugiarda, io non sono diplomatico, quindi dico una cosa che penso. Oh, ecco. A posto. Allora, io direi, le faccio vedere una cosa, perché o con la 500 o con altre tipologie di macchine, Alessio, se facciamo vedere la cartina... Guardia, ma giusto per farle capire, forse se non si è perso lei, io mi ci sono perso, guardi un attimo, vede qui ci sono tutte le, come quando ha scritto il libro Boccucci insieme al suo genero, no? Hanno fatto tanti file, poi random, ecco, allora, mamma mia ragazzi, allora, nelle Marche, guardi, lì nelle Marche c'è partito, c'è tornato, c'è vissuto, c'è vinto, poi diciamo ora non diciamo l'ordine esatto. Per... L'Abruzzo subito.
Negli Abruzzi ci è arrivato in due postazioni, in situazioni diverse, no? Allora, no, le spiego la mia storia, che tanto è scritta sul libro. Ma io, il libro, a proposito, dove si trova? Perché non l'ha portato stasera? No, vabbè, il libro? No, a parte non ci ho pensato. L'ha venduto tutto. Non è che voglio, non voglio fare pubblicità al libro. Racconto la storia, visto che sul libro raccontavo la mia vita, se mi permetto, chi non l'ha letto, racconto. Non so qui ci mancherebbe. Quante pagine ci racconta stasera? No, niente, solo i punti salienti. Che sono, questo è un punto saliente, perché dunque io ho cominciato, faccio passo indietro. Io, Fabrizio, ha detto che è sposato da 31 anni, credo, no? Se non ho capito male. Io sto con mia moglie quando io avevo 16 anni e lei 14. Andavamo a scuola insieme, ci siamo messi insieme e non ci siamo più lasciati. Sono 48 anni che siamo sposati. Io avevo 20 anni, lei 18, e avevamo avuto subito una bambina. E quindi ho fatto il militare. Tornato al militare, io ero diplomato ragioniere, sono andato a lavorare come ragioniere. E il calcio era ormai un aspetto ludico, cioè un passatempo. La sera giocavo per passatempo. Poi a 26 anni mi è capitata questa... Sorvolo, se non stiamo qui fino a dopo. No, ci mancherebbe. Io sinceramente di fare allenatore non ci pensavo nemmeno, non sapevo nemmeno... la collega di ufficio aveva il marito che era dirigente di una squadra di calcio a Belfortese, il cui allenatore se n'era andato perché erano ultimi in classifica. Si era un po' sfiduciato. E questo mi dice, guarda, a me, noi salvare non ci salviamo più, però l'importante è che noi ci presentiamo la domenica, perché sta brutto ritirare la squadra al campionato. Vuoi venire a allenare? Io subito ho detto, io non ho fatto mai, insomma, come si fa? E poi dopo un po' di giorni che insisteva, alla fine ho accettato, però dopo è diventata una sfida, perché la prima partita ho perso 5-0, poi ho cominciato a fare gli allenamenti e alla fine ci siamo salvati, perché le ultime 8 partite ho vinto 7, ne abbiamo vinte, quindi è stata un'escalation. E poi niente, poi vado avanti, quando arrivo al Tolentino, che è stata una, perché col Tolentino io ho vinto l'Eccellenza e la Serie D, sono andato in C2, in C2 ho preso il patentino di seconda categoria, perché i patentini sono prima, seconda e terza, no? Terza è dilettanti, seconda fino al C1 e poi quello di prima è B e A. E sono 6 anni a Tolentino, dopo 6 anni mi chiama il Lanciano. Io a Lanciano, che aveva vinto il campionato di Eccellenza, quindi faceva l'internazionale. Io sinceramente non sapevo nemmeno, prima non sapevo nemmeno subito da chi, quando non sapevo nemmeno dove stava Lanciano, dopo ho guardato, però detto questo io non sarei mai andato, perché nel frattempo avevo già 3 figli, e significava per me lasciare il lavoro. Perché lasciare il lavoro, io a Tolentino la mia dimensione giusta era quella, alleno in C2, alleno il Tolentino, sto a casa, e lavoro. Lavoro, quindi ho 3 figli, perché c'è da dire anche questo, perché io avevo 3 figli piccoli, e mia moglie non lavora perché non può lavorare con 3 figli, e mi chiede, oltretutto una squadra che faceva una categoria in meno di quella che avevo fatto io, quindi teoricamente non è che sarei andato a fare un, che ne so, no? Professionista su una categoria importante. Assolutamente. E io insomma non era quella la cosa importante. Anzi, ho ripetuti incontri, ho sempre detto non posso, perché comunque la mia situazione mi impedisce di accettare di lasciare il lavoro. E dopo tante insistenze, la faccio corta, è stata mia moglie a darmi la spinta, mi ha detto ma provaci, vai, perché se lei non mi avesse detto quello io non l'avrei mai fatto, per un senso di responsabilità, che se hai una famiglia, 3 figli e tua moglie non lavora, vai a mettersi a fare allenatore professionista, per me significava un salto, cioè un rischio grosso. Troppo grosso. Quindi grazie anche però, alla moglie. No, è stata lei a darmi la spinta, mi ha incoraggiato. Gliel'ha mai rinfacciato? No, ascolta. No, mi risponda, gliel'ha mai rinfacciato la moglie? No, è stata la mia fortuna. No, ecco. Perché okay. Se non avesse fatto... Ma sono importante. Io, ripeto, abbiamo un rapporto profondo, perché stiamo insieme, io avevo 16 anni, lei 14, andavamo a scuola insieme, eravamo bambini, quindi... però voglio dire una cosa, lì è scattato in me il senso di responsabilità, cioè dire io non posso fallire, io non posso sbagliare, perché ormai il calcio è diventato il mio lavoro, per me è diventata la mia forza, cioè io mi sono azzerato tutti gli alibi, ho detto non mi sono messo la scialuppa di salvataggio, devo far bene e basta, non so se mi spiego. Sì, assolutamente. E quindi
la responsabilità mi ha azzerato tutti gli alibi. Sono andato cattivo, determinato al massimo, ho vinto subito il campionato a Lanciano, ho vinto lo scudetto dei tanti, l'anno dopo abbiamo vinto la C2, siamo andati in C1 e abbiamo perso la semifinale playoff C1 col Taranto, poi sennò saremmo andati in Serie B in 3 anni di fila. Quindi vero tutto quello che ho detto prima, però ecco, di fronte a questo, cioè se uno si concentra, dice insomma, mi sono concentrato su quello che in quel momento era diventato il mio obiettivo principale, ma era quello che comunque per me era l'unico motivo per cui potevo come si dice, campare la famiglia, no? Ascolti, ma lei quando si è intorno a un camino che si mette a raccontare, a che ora fate la notte? No, non sono uno che parla tanto. No. Perché dici questo? No, perché la sento dentro il pezzo, che vabbè, lo sente veramente, è la storia io vera. Io rispondo per educazione. Ma ci mancherebbe. Io rispondo per educazione, bellissima. Se no, se uno a fare, ma mi ha dato Maurizio, ci teneva che fosse venuto. Ci mancherebbe, ci tengono in tanti, ci tengono in tantissimi. Tra l'altro ringraziamo anche il Perugia Calcio, perché comunque essendo professionista ci vuole sempre anche il placet e l'autorizzazione della società. Mi traduca o ci spieghi il termine castorizzati? Allora, nasce a Lanciano perché identifica un modo di giocare della squadra. È una squadra che io i primi 2 anni ho vinto sempre, vinci 2 campionati di fila e anche il terzo anno, perché siamo andati a fare i playoff per andare in B, quindi 3 anni è stata una cavalcata straordinaria. Quindi il pubblico, la gente si identifica nella squadra, si identifica in un modo, poi è una squadra che aveva quel modo di giocare che è un po' il mio. Adesso a Lanciano l'hanno coniato questo termine, però poi bene o male io ho fatto sempre quello, squadra che corre molto, che aggredisce, che gioca in verticale, perché ho cercato comunque di mettere sempre in campo le mie idee, il mio modo di pensare e di fare. Nasce lì perché appunto c'è stato questo triennio straordinario in cui insomma, ecco, poi al sud si sa, al sud sono calorosi, sono affettuosi, hanno coniato questo termine per identificare un po' tutto il modo di fare, di agire di questa squadra che era avvelenata, correvamo come matti, vincevamo sempre in casa fuori, quindi ecco, è stato questo come posso dire. Allora, lei ha fatto molto bene anche a Carpi, dove hanno prima detto. Ma Carpi sono stato a Cesena. Sì, no, ma ha fatto uso per un termine. Il termine che hanno usato a Carpi era immortali, no? Perché dopo il 3-3 di Brescia, se non sbaglio. Sì, è vero. Ce lo racconti perché quella è storia. Dopo non mi dire, mi metti fuori il cammino, se tu mi fai domande. Ma io gliele faccio per educazione, sennò che ci è venuto a fare qua, dai. Allora, Carpi, noi siamo partiti e stavamo facendo un campionato straordinario, perché non è che vincevamo le partite, le ammazzavamo le partite, si davano 3-4 gol a tutti, i risultati erano 4-0, 5-1, 3, insomma non vorrei la favola, questa squadra stava esplodendo. Uscì fuori, se vi ricordate, che poi è stato anche il mio presidente, un'affermazione di Lotito che disse: ma mica potete mandare il Carpi in Serie A, no? Perché se il Carpi va in Serie A, insomma, no, i soldi, come, non c'è bacino d'utenza, non c'è risonanza, non c'è effetto pubblico, perché non conviene a nessuno. Sì, in quel periodo uscirono fuori alcune situazioni un po' strane quando si giocava. Una di queste fu a Brescia, la partita Brescia-Carpi. Non dico, cito solo i numeri, poi ognuno si fa la considerazione che vuole. Noi subiamo 3 rigori contro, tutti e 3 inesistenti, no dubbi, inesistenti. 2 espulsioni, rimaniamo in 9. C'è un momento di rabbia della squadra a 20 minuti alla fine, di rabbia generale per come diciamo stavamo vivendo quella partita, e si stava sul 3-1. Alla seconda espulsione, terzo rigore contro inesistente, i ragazzi sbroccano, vengono verso la panchina e basta, andiamo via, sono quelle reazioni così, no? Andiamo via. Io sono andato là in maniera molto perentoria, molto decisa, e ho detto: pensiamo a giocare, perché questi con noi non ce la possono fare, nemmeno se noi siamo in 9.
e lì finite da tre, che abbiamo fatto 20 minuti, penso il fuoco, quello non so, abbiamo buttato il fuoco in campo, abbiamo pareggiato la partita, fece una pietra Roberto Inglese. Quindi da lì poi nacque questa storia degli immortali, perché a prescindere da quelle situazioni che si erano verificate in campo, che non pronuncio ma potete immaginare, noi siamo riusciti a ribaltare una partita che dovevamo perdere, perché, e poi dopo da lì è cambiato, ecco, è stato coniato questo termine immortali. Immortali. Diceva lei prima, mister. Però io risposi poi che in Serie A sarebbe dovuto essere il campo a dire chi ci doveva andare, non il bacino utenza, perché in Serie A col Carpi è stato un capolavoro. Il fatto che Carpi sia non sia nemmeno provincia, agli occhi della gente sembrava che noi fossimo una banda di scappati di casa. Noi eravamo una squadra fortissima. L'avete dimostrato. Diceva un passo indietro con una società alla quale lei ha legato molto del suo bellissimo spazio da allenatore, come Cesena, dove a Cesena un po' è accaduto anche un po' di tutto, no? Sì. Allora, io vado a Cesena dopo Lanciano, faccio una premessa, lo dico per gli allenatori. Se uno riesce a lavorare per cicli, per un allenatore è una cosa importante. Perché dico questo? Io sono stato 6 anni a Trentino, 4 a Lanciano, poi vado a Cesena, sto 5 anni, e un periodo così lungo ti permette di mettere radici, di dare una identità e una metodologia precisa. Però devo aggiungere una cosa, bisogna vincere subito, perché se no non stai 4-5 anni, perché io a Trentino pronti via vinto 2 campionati, a Lanciano pronti via 22, a Cesena pronti via vinco campionato e Coppa Italia, se non vinci non stai 5 anni, cioè questo è giusto per premere. Però il rovescio, diciamo, andando avanti, qual è il concetto di fondo? Che uno riesce a lavorare con una certa metodologia, riesce a dare un'impronta ben definita. Una programmazione. Sì, tutto, fai come, insomma, no? Riesce a essere molto... come te posso dire, a metterci, a far capire il suo anche naturalmente sulla squadra, su tutto, voglio dire. Certo, perché poi comunque Cesena è uno spettacolo, il Cesena di allora, Cesena di Rino Foschi, di Lugaresi, la squadra che la cultura del settore giovanile, insomma Cesena è stato uno spettacolo. E tu vuoi che ti parlo della squalifica? No, io non voglio, io no, è successo di tutto, io non voglio essere maleducato. Allora, sito. Cito i fatti senza i commenti. Io prendo una squalifica di 3 anni, e il presidente poi ridotta a 2, sorvolo, faccia. Quindi il presidente Lugaresi mi dice: 2 anni di squalifica, ti faccio 2 anni di contratto. E ci salviamo il primo anno, il secondo anno facciamo i playoff per andare in Serie A, perdiamo col Torino. E poi dopo questi 2 anni il presidente fa 4 anni di contratto, cioè in pratica mi hanno fatto 7 anni di contratto a Cesena in Serie B. Io penso che una dimostrazione di fiducia così non c'è mai stata. Passo indietro, quando mi danno la squalifica, la società mi fa 2 anni di contratto, la città di Cesena, nella persona del sindaco, mi dà la cittadinanza onoraria per starmi, come si dice, per dimostrarmi calore e affetto, e i tifosi fondano un club, hanno fondato il club Fabrizio Castori, c'è un fast club, c'è Cesena Club Fabrizio Castori, subito si iscrisse in 400, che è una dimostrazione di affetto, di fiducia e di affetto. Allora voglio dire che la fiducia non si tradisce, e io mi sono imposto, come prima mi ero imposto, no? Come si dice, non posso sbagliare, perché se prendo questa strada non posso tornare indietro, che non ho la scialuppa di salvataggio, di fronte a tanta fiducia, perché io ho passato un momentaccio lì, che mi davano tutti addosso, tutte le televisioni, tutti. Rai 1, Rai 2, Rai 3, le televisioni di Mediaset, tutti indistintamente, e raccontavano la loro verità, cioè la verità che era uscita, non era la verità assoluta. Però io lì, ripeto, mi sono imposto io ho detto devo uscirne fuori, perché io non sono quello che loro vogliono dipingere che io sono, e qui devo riconoscere che sono stato aiutato, perché da solo di fronte a questi attacchi mediatici di tutta l'Italia, tutta la televisione, faccio un esempio, Canale 5 mi ha mandato dopo il mostro di Mazzinelle e prima Saddam Hussein, cioè ha cominciato il mostro di Mazzinelle, io e poi Saddam, quindi Saddam
Io lo dicevo, no, amico, cioè, perché Pacciani era già morto, se no Pacciani era già morto, certo. Se no mi mettevano fra Pacciani, comunque prima di Saddam, quindi Saddam a confronto mio veniva dopo. E di fronte a questo linciaggio io mi sono imposto di mantenere la calma. Ok, la calma non l'ho mantenuta, però però ho reagito, intanto nei confronti della società, che l'ho, come posso dire, durante la mia gestione 15 giocatori a Cesena sono stati venduti in Serie A nei miei 5 anni a Cesena, quindi ho ripagato la fiducia, perché Cesena lavora con i giovani, abbiamo fatto i playoff per andare in Serie A, quindi a livello di risultati ho ripagato, perché voglio spiegare che nella vita, quando uno riceve questi attestati di fiducia, deve essere riconoscente, deve restituire, deve ripagare, perché la riconoscenza è un valore, secondo me. Non si può ricordarsi alle persone solo quando ti servono, no? E io quindi nei confronti di Cesena ho sentito dentro di me questo come posso dire, questo sentimento, questo obbligo anche, che non potevo sbagliare, non potevo tradire, ma allo stesso tempo dovevo restituire, rendere, ripagare, e questo è stato per me una fortissima motivazione. Complimenti, complimenti veramente. Però Carpi. Arriviamo a Carpi? No, che non lo so, è vicino Carpi. Allora, che volevo dire? Ma poi alla fine 3 anni è stato riconosciuto cosa? No, ma che alla fine com'è andata a finire? Allora, però non si incazzi. No, io non mi incazzo, però no. Ho precisato io che non voglio alimentare. No, ma non era. Guarda, saltiamo la domanda. Andiamo a Salerno? Io ti rispondo. Voglio prima andare a Salerno. Io ti rispondo, però dopo entriamo su quel. No, non ci vogliamo entrare. Dei particolari che io preferisco non parlarne. Basta. Anche perché, no, scusa, spiego. Prego. In quel momento lì, lo dico perché io ero diventato un personaggio pubblico, no? Mi chiama Canale 5, la trasmissione Controcampo, non so se ve la ricordate, che era in diretta, Sandro Piccinini, e vado, non volevo andare, però la società mi ci ha mandato dopo che ho passato la squalifica, e mi chiama Variale su Rai 3, mi fa una sorta di quella trasmissione che faceva Variale su Rai 3 in diretta. Ora le trasmissioni in diretta, quando sono pericolose, perché i giornalisti, le persone che stanno lì, possono essere scheggi impazzite, è no? Vero, è vero. Ognuno ti può dire una cosa. E io cerco l'accordo con Canale 5, io dico non volevo andare, mi insistono, dico io vengo, ma non tiriamo fuori l'argomento Lumezzane. No, siamo lì in 8 su una tavola rotonda, a un certo punto quando passa il microfono a me, come adesso, tu Lumezzane, io lo guardo, è come per dire, che c'è? E lui fa finta che lui non sapeva niente, ecco, io non ho una grande va bene. No, è chiaro. Simpatia per tutti i giornalisti. Io non lo sono, grazie. No, ma infatti, però ho motivo per dire questo. Ho motivo. Ma nessuno lo allora, che succede che, però, siccome io sono abbastanza, come devo dire, non mi faccio mettere sotto, gli dico: guarda, insomma, non si entra su questo argomento. Io gli errori li ho fatti, ma non ho lasciato debiti in giro, perché quando sbaglio ho pagato, è per contanti. Quindi non capisco perché mi mandate queste immagini. Io gli errori che ho fatto l'ho pagato in cash, cassa, alla cassa, contanti, quindi non ho capito, non ho debiti da pagare. Ok. Posso spezzare una lancia? No. A favore dei giornalisti, non sono tutti uguali. Sono tutti uguali? No, ho detto non sono tutti uguali. Okay. Però lì mi hanno tirato questa sorta di colpo alla schiena. No, questo è chiaro. Come sono soliti fare? Non tutti. Allora, dove guardi? Ma è bella scusa, ascolti, ma ha rischiato in maniera piacevole. Nel 2014 ha avuto un contatto anche con una squadra in Ucraina. Sì. E come andò a finire poi? È scoppiata la guerra, non sono più andato. E quello è il motivo. È vero, io ero in Ucraina a dicembre finisce il campionato, poi sono 2 mesi di sosta perché c'è la 9, a marzo si ricomincia. E mi chiama un procuratore con un avvocato, insomma, mi dice: senti, ma tu ci andresti? Anche perché questa squadra qui avevano contattato Edi Reia. Edi Reia sarebbe sì. Andato, so che Reia, poi lo chiamò la Lazio e andò alla Lazio, e alla fine mi hanno chiamato a me.
E io dico, mi ero informato con lei, ma tu guarda che la società se, insomma, no, ho chiesto informazioni perché devo, ma è l'Ucraina, sta dietro casa. Quindi. Anche perché poi nel telegiornale sarebbe venuto anche dopo la guerra, pensi, come no, informazione. Certo, no. Comunque sono andato, ho parlato e avevo preso in esame i contatti, tutti. Sì, sì, no, sì. No, sono stato lì 3 giorni, mi hanno fatto vedere tutto, sarei andato, solo che poi il 1° di marzo che si ricominciava la preparazione, adesso non ricordo se una settimana o qualche giorno prima scoppiò la guerra, quindi sospeso il campionato in Ucraina. La squadra era il Metalurg Zaporizhzhia, dove c'era la centrale nucleare qui. Ok, ok. Allora andiamo random, ma là dove, leggendo, non ho letto il libro e mi riprometto di farlo, ma di cuore, veramente. Però lei poi alla fine è andato là dove comanda e porta il cuore, è riuscito ad arrivare ad Ascoli, no? Ah, sì, beh. Ci chiama l'Ascoli, aveva 7 punti dopo 14 partite. Allora dovete sapere, io da marchigiano tifavo Ascoli da bambino, che l'Ascoli, a parte io sono la marca delle Marche Zozze, si dice, noi le Marche Zozze, cioè la Marca Pulita che ancora pesano, le Marche Zozze, Ascoli immaginata, e quindi la Marca Ignorante. Doveva essere tifoso loro dell'Ascoli? No, si dice così, quelli Zozzi e quelli puliti, noi siamo quelli Zozzi, cioè immaginata. Ma tanto non c'è nessuno da ancora, no, ma la verità, tanto sanno tutti che le Marche sono divise in due settori, quelli puliti e quelli sporchi. Quindi io sto di sotto. Per me, da bambino, io andavo a vedere l'Ascoli, io l'Ascoli, la Serie A l'ho vista l'Ascoli la prima volta, quando ero piccolo. E per me era una sorta di sogno. Andate che chiamavano 7 punti dopo 14 partite. Mi chiamano, e io dico subito, sì, sì, vengo. Sono rimasti, cioè non ci ho pensato per niente. Andate, chiamo Riccardo, che Riccardo è il mio secondo, è prof, e stanno qui con me. Che loro mi dicono, viste, ma noi le squadre che sono quelle disperate, prendiamo. Solo lei? No, però abbiamo fatto un capolavoro a Ascoli, una cosa grossa, sta, spettacolo vero. Ci siamo salvati, abbiamo fatto 51 punti, e siamo in pratica, da quando siamo arrivati abbiamo fatto 3° posto, che solo il Siena di Conte e l'Atalanta di Colantuono, che andarono in Serie A, fecero più punti di noi, e ci siamo salvati senza play-out. Se volete, questi sono applausi spontanei, non spintanei. Allora, io qui ho veramente tanto Cesena, sicuramente perché c'è stato 5 anni ininterrotti, ha detto uno, prima. Sei. Sei, sono sei anni. 2018. Poi aveva avuto qualche toccatina anche su Varese, Reggio Emilia. No, Reggio Emilia non c'è l'Adria. Reggiana, c'è stata la Reggiana. A Regina? E perché mi ci hanno scritto Reggiana? Sei sbagliati. Fate vedere la cartina che ha toccato anche in fondo, infatti è andato alla Reggiana e non contento, Capatina anche a Trapani. Oh, lo spettacolo Trapani. Ah, una meraviglia. Facciamo vedere la cartina dopo, perché ci sono gli incroci. No. Siamo andati a Trapani il 21 dicembre. La squadra era a 11 punti alla salvezza. E l'impresa era, cioè, sempre col solito secondo preoccupato. No, il mio staff è loro. Dice, qui si torna anche a nuoto. No. No, sì, ma abbiamo vissuto un'esperienza fantastica. La Sicilia è bellissima. Trapani è un posto meraviglioso. E poi lì abbiamo fatto veramente un capolavoro. Le ultime 11 partite abbiamo fatto 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Poi ci eravamo salvati, prima dell'ultima partita ci diedero un punto di penalizzazione per le questioni, diciamo, di economiche, sì, amministrative. Sì, la società fece il ricorso, ho fatto il ricorso e ci hanno dato 2 punti di penalizzazione. Poi ci siamo fermati perché altrimenti si retrocede direttamente nel baseball. L'hanno cancellata, insomma, è retrocessa, l'hanno fatto fallire. Se non avessero fatto il ricorso, noi in play-out ci saremmo salvati, perché in quel momento eravamo, quando si dicono, esatto, anche i dirigenti, no, bravi, perché dice, noi con un punto andavamo in play-out, senza il punto di penalizzazione eravamo salvi, ma loro che hanno fatto, ce n'hanno di 2, ci hanno mandato direttamente giù, capito? Bisognerebbe fare le misure camerali ai dirigenti. Ascolti, siamo andati qua e là, una società della quale non abbiamo parlato, dove lei comunque si porta nel cuore dei buoni ricordi, che poi i buoni ricordi non sono detti sempre da situazioni calcistiche magari positive, no? Però io sinceramente nel cuore, cioè io sono molto, come posso dire, vado empatia, è un passionale, cioè, faccio un esempio, no? Magari io
Cioè, il so, primo incontro già basta per conoscere, allora, le persone. Le faccio una cosa. Edmeo Lugolesi, se lei ha conosciuto, che era Edmeo. Sì. Edmeo è un grandissimo presidente, quelli una volta, lui parlava solo romagnolo. Non dico dialetto, perché per i romagnoli la lingua è il romagnolo, non è il dialetto italiano. La prima lingua è il romagnolo. Lui parlava solo romagnolo, aveva fatto la terza elementare e diceva sempre, perché lui mi voleva molto bene, era uno, poi lui era molto istintivo, gli dicevano, quando parlavo di me, dicevano, insomma, che parlava di uno, ma quello quando parla conta fino a 10, quello è Fabrizio non conta per niente. Per niente? Cioè, voleva dire che ero istintivo al massimo. Istintivo. Quindi quando vado ad Ascoli, uno che ragiona non ci può andare, cioè è da matti, è lo stesso a Trapani, invece è folle, no? Però siamo andati e ci è andato bene. Però abbiamo ricordi, io tutte le estate adesso vado a Trapani. Sempre. Ci porta anche tutto lo staff? Beh, anche loro, ma guarda, cioè, no, io, anche mio figlio, cioè chi è stato, adesso non so, ognuno ha le sue esperienze, ci mancherebbe. Trapani è un posto fantastico, poi la Sicilia a me è piaciuta molto, è bella, c'è un mare di spettacolo. Ascolti, Salerno? Quando ero a Trapani mi chiamano Tito, finisce il campionato, io al Trapani, a Salerno c'ero stato nel 2008, e dico, presidente, io la ringrazio, ma a Salerno non vengo. E lui fa, perché non vieni? Perché ci sono stato? Sei felicissima, Salerno. E a parte quello, dico, guardi, non le conviene nemmeno chiamare a me, perché io non mi sono lasciato bene. Quindi, ma no, insomma, lui... E il primo contatto è stato quello. Poi gli dico, guardi, che io, se ci salviamo a Trapani, ho la riconferma automatica, e io a Trapani sto bene e rimango. Questo era prima che finisse il campionato. Loro avevano fatto il campionato con Ventura, non erano andati ai play-off. Insomma, voleva cambiare. E... va come va, Trapani, finisce il campionato, insomma, veniamo retrocessi, io torno su nelle macchine, sto un giorno a casa, mi chiama al telefono, era lui, lo Tito, mi fa, senti, io devo finire il discorso che ho cominciato con te. Io, presidente, guarda, io non ho cambiato idea. Guarda, ne possiamo parlare a voce, abbiamo la macchina, viene a Roma che ti deve parlare, perché lui è molto diretto, io con lo Tito, poi sono stato benissimo con lui, perché uno molto deciso, molto, non so se Fabrizio lo conosce, è uno... una persona, a parte di un'intelligenza clamorosa, ma poi uno diretto, uno va subito... Quello che deve dire lo dice subito, insomma. Sì, no, okay. Ma è una persona intelligente, io mi sono trovato bene con lui, diretto, non usa tanti giri di parole. E vado incontro a lui, mi fa, insomma, facciamo questa chiacchierata, e alla fine, adesso sul volo sui particolari, alla fine mi convince a accettare, però io gli dico, guarda, che... io sono uno che sono andato a vedere gli allenamenti di Ventura perché ho una grande stima di Gian Piero Ventura. Siamo andati a Bari, io sono stato a seguire gli allenamenti, no? Però io ho detto, guarda, io e Ventura siamo io come gioco io, l'esatto contrario di Ventura. Quindi bisogna cambiare radicalmente il modo sia di, insomma, no? Anche i giocatori, certi tipi di giocatori. E tu mi dici, guarda, tu fai come ti pare. E è stato di parola perché mi ha secondato, ha fatto fare una squadra con giocatori che comunque avevano le caratteristiche per giocare come volevo giocare io, quindi io posso solo riconoscergli una grande onestà intellettuale, non è mai entrato, perché è un presidente, non è mai entrato sulle questioni tecniche, e io mi sono trovato benissimo con lui, ce ne fossero presidenti così. Allora, è giusto anche l'applauso per la tranquillità di esposizione e chiarezza anche del mister. E qualche rimpianto? Mannaggia. No, rimpianti. Ma no. Hanno chiamato lì e ci ho pensato troppo. Insomma, c'è stato quando a Cesena, allora quando io vado a Cesena, ascoltami un attimo, avevo vinto due campionati a Trentino, due a Lanciano, più scudetto, più Coppa Italia e uno a Cesena. Cinque campionati su tre piazze diverse, in quel momento lì erano pochi gli allenatori che avevano vinti. A Lanciano, il primo anno ci salviamo, il secondo anno andiamo ai playoff per andare in Serie A, ma io ho la squalifica, il presidente mi fa altri 4 anni di contratto, quindi 1+2+4. E mi chiama la squadra di Serie A, chiama il presidente, lui mi chiama e mi dice, guarda, mi ha chiamato così così, sappi che io non ti ci mando. E io un attimo ci rimango male, perché dico, ma presidente, sei la capita una volta nella vita? Cioè, no, mi dispiace, io non ti mando, tu sei, insomma. Io ho ingoiato, però
magari adesso qualcuno pensa che io sono stato un coglione, no, ma che io lo so quello che pensano gli allenatori oggi, mi danno del coglione a me. No, no, te lo dico io. No, io ci credo. Perché oggi fanno i contratti, poi dopo 5 minuti se li chiama una squadra che li strappa, non vale più niente. Sì. Io ho detto a malincuore, mi sono stato, ho detto, ho provato a dirgli, presidente Manna, invece Dio buono, no, la Serie A, poi c'avevo 50 anni. Io sono andato a 60 anni in Serie A, se fossi andato a 50 era diverso, E lui mi ha detto no, tu hai firmato, insomma, morale la favola. Sono stato, alla fine l'ho accettato, sono stato zitto, perché mi sono ricordato che lui, quando io avevo la squalifica, mi ha detto, te c'hai 2 anni di squalifica, 2 anni di contratto. E poi me ne ha fatti 4, cioè 7 anni di contratto. Non potevo dire... Vado. No, non potevo... se lui avesse... accolto questa mia, chiamiamola anche preghiera, che ha detto, ma prese, mandami Dio buono, cioè mi sono un po' così, no? Gli ho fatto capire che era una cosa importante. Ci teneva tanto. E lui mi ha detto, no, no, vedrai che ci andiamo insieme in Serie A, non è successo, però è un rimpianto, però io sono stato corretto e coerente con le mie, col mio modo di comportarmi. Ascolti mister, prima abbiamo parlato anche di, ora poi... Magnanelli l'ha visto giocare lei? Non ci ha giocato tante volte contro. Sì, è forte, era forte. Sì, era sì. Forte. Hanno tolto il numero 4 della maglia, lo sa Sassuolo? Perché... questo è, gli fa onore. Gli fa onore, certo. Dopo lo sentiamo. Non ci stanno più giocatori bandiera. Anche lei c'aveva il numero 4 all'inizio, vero? Viano, tipo sì, Furino? Furino... una volta il 4 marcava il 10, so se sempre io lo se ricordo, il 4 marcava il numero 10 e io ero bravo a marcare il numero 10, ero più bravo a non a impostare, perché il 4 era a fermarlo. Sì, era un umile lavoratore, c'era l'8 che attaccava e il 10 che era il fuori classe, era quello più bravo della squadra, il 10, no, perché una volta bisogna sapere giocare. Adesso no? No, il 10 una volta era bravo, ogni squadra di calcio aveva il 4 che era quello che doveva correre, sta zitto, e ero io. Mi sembra strano che lei corresse e stesse zitto, però no, insomma, no. Ora... ora vabbè. Era così, vabbè, va bene. Corre e sta zitto significa... giocare e marcarlo bene, è giusto un così. Un gioco di sacrificio era il 4. Ascolti, Comunità San Petrignano, 2004-2007... ha trovato il tempo anche lì. Stato. Ha trovato anche il tempo. Allora, adesso quando era a Pasqua del 2003, il primo anno che stavo a Cesena, a Pasqua si fa un amichevole di beneficenza fra il Cervia di Ciccio Graziani, non so se ve lo ricordate. Assolutamente. Noi sì. Del Cesena e la comunità San Patrignano che era rappresentata da Rigo Sacchi, così. Ma niente, era solo una forma di così, no? Una forma di beneficenza, una sorta così. Marcello Dianese, che era il responsabile della squadra di San Patrignano, mi dice: io il prossimo anno voglio fare un campionato di terza categoria con tutti i ragazzi della comunità. Mi daresti una mano? Me li dice lui a me. E io ho detto: vabbè, sì, te la do una mano. Ma io pensavo di star lì una settimana, 10 giorni, sono stato 3 anni. Certo che se le dicono sono stato a San Patrignano 3 anni no, no, 3 anni, perché... 3 anni 4 volte a settimana andavo. Spiego, adesso detta così fa ridere, però San Patrignano è esperienza assolutamente importante. Perché allora adesso io pare che poi racconto, mi voglio celebrare o lodare. Succede che quei ragazzi lì hanno bisogno di trovare i riferimenti. Il calcio era un aspetto ludico, cioè in pratica si fa ci sono 1800 ragazzi lì. La scelta non l'ho fatta io, l'hanno fatta loro, perché poi non era solo chi sapeva giocare a calcio, in genere pochi sapevano giocare a calcio, erano ragazzi che magari avevano bisogno di un percorso e il calcio è stato usato come terapia di recupero. Allora io comincio agosto a fare questa la preparazione, insomma comincio un po' a metterli in campo, la preparazione eccetera, e dopo un po' di tempo i responsabili di Sampa mi dicono: guarda che i ragazzi traggono molti benefici dalla tua presenza e mi coinvolgono. Dice: ma dai, vieni, continua, perché per loro gli fa bene, quella su giù. E poi dopo, sai, la cosa dipende. Io andavo, dopo l'allenamento che facevo a Cesena, io finivo alle 5, 5 e mezza a Cesena, alle 7 stavo lì e poi finivo 8 e mezza, 9, cenavo con loro, poi tornavo a casa 3 volte a settimana per la partita. Che noi la Serie B si giocava il sabato, io andavo la domenica con loro. È stata un'esperienza comunque che alla fine diventa, come lo posso dire, diventa, che lo faccio con piacere. Io ho ricevuto molti attestati, molti
riconoscimenti per la mia attività a San Patrignano, però devo dire che è stato un dare avere, ho ricevuto tanto anch'io da me, ragazzi. Bene. Quindi non è solo dare. Allora, come si ricorda, fammi di questo. Sì, sì, prego. La cosa che li ha fatti, come posso dire, gli ha dato molta, che il primo giorno che sono arrivato io ho messo in fila, erano 24, 25, io ho detto come ti chiami, ho chiesto i nomi e dopo quando facevano la media io mi sono ricordato i nomi di tutti. Loro questo ha fatto qui, gli ha fatto, perché a parte io ho una buona memoria. Li ha fatto sentire coinvolti, esatto, e chiamati questo, in causa. Li chiamavo per nome, senza, non è che dicevo tu, no, io li chiamavo per nome. Non mi sbagliavo, perché mi ero mentali, quando gli ho chiesto tu come ti chiami, ero concentrato, sapevo come si chiama, cioè ho cercato, e quando io mi rapportavo con loro senza chiedere ancora chi sei, come ti chiami, allora è stato una sorta di colpo, capito? Certo. Li avevo colpiti, li avevo presi, allora è diventato questo rapporto forte. Questo è giusto per iniziare, che dopo c'è stato tutto il resto, non avevamo il campo, io facevo le corvée ogni giorno in sé che dovevano pulire il campo, c'era non c'era il campo. Il campo è stato fatto adesso, dopo tanti anni che noi abbiamo un po' rotto le scatole a tutti, con dei contributi e sovvenzioni, adesso all'interno Sampa c'è un campo sportivo fatto appunto dopo che avevamo fatto come si posso dire, questo marketing, no. Abbiamo rotto le scatole a tutti, no, anche la Lega Serie B c'è stata vicino, c'ha dei soldi a fare il campo. Bene, quando si fanno le cose giuste. Allora, io potremmo andare avanti all'infinito, il fatto che poi, no, che ore sono? 20:43. Ma è matto, ma quanto ha parlato? Mamma mia, ragazzi. Allora, Fabrizio Castori, la storia di Mister Promozioni, di Massimo Boccucci, Simone Paolo Ricci, che è anche sociologo, 43 stagioni ininterrotte, 10 promozioni. Io chiamerei qua subito colui che due passi in più li fa, Massimo Bevignani, ex presidente del Pistrino, che lei conosce bene. A me non sembra questo Massimo Bevignani, è lui? È lui, sicuro? Vediamo se prende la targa giusta come prima. Eccolo qua. Le darà. Oddio, ma lui il 50%, faceva solo gli sconti il 50%. Venite qui in mezzo. Ecco, questa è una foto storica, sicuramente per Massimo Bevignani, Castori ora. Allora, presente qui a questo appuntamento importante, perché anche oltre che momento di incontro, di chiacchiera, di presentazione del Calcio Racconta e del progetto One for Eleven. Grazie mister, Massimo vieni qua, grazie di tutto di cuore. Le scarpe, tante volte fosse sbagliato il numero, c'è la scatola, ok. Prego. Prego cosa? Non raccontiamo l'aneddoto di Massimo Bevignani, radiocronista, perché saremo radiati dal mondo ecclesiastico direttamente, prego. Niente, che devo dire, sono emozionato, sapere questa sera essere in un palco dove sono saliti personaggi veramente illustri del calcio italiano, mi fa solo piacere. Grazie a tutti, grazie a One for Eleven, grazie a Maurizio e tutto lo staff. Lui sapeva la tabellina fino a quella del 10, quella dell'11 l'ha imparata, 1 per 11. Totale 11. Meglio in italiano, hai ragione. Grazie Massimo Bevignani, e sempre anche per la simpatia, la disponibilità per il paese e per quant'altro. E a proposito del discorso appunto di San Patrignano e quant'altro, prima l'ho accennato anche il buon Maurizio Falcinelli, Alessandro Zauli, che tra l'altro è un tecnico, è un personaggio che ha scritto dei libri, tra l'altro anche editi qui a Città di Castello, ha fatto la presentazione dell'ultimo a Città di Castello qualche mese fa, il primo convegno che terrà lui, Alessandro Zauli, che allena anche delle squadre di un carcere di Bologna, il convegno è Io studio il calcio, istruttori e dirigenti, poi ci sarà l'altro, come ha detto appunto anche Maurizio Falcinelli, le linee dei quattro difensori, empatia tra i calciatori, trasformata la teoria in pratica, naturalmente con Davide Ciampelli che abbiamo visto andare via poco fa. Allora, prima dell'ultimo ospite, ma non ultimo assolutamente per importanza, io chiamerei qua, dato che il patrocinio della serata è del Comune di Citerna, Comune di Castiglione Fiorentino, Proloco
e dello XEN, chiamerei anche Mauro Agnelli, dovrebbe essere in sala il sindaco del comune di Castelfiorentino, eccolo qua. Lui dovrebbe aver fatto 50 km la foce, chissà se l'ha fatta, sì, la, foce. La foce. Salve, sì. Se mi dà la mano, no, perché sennò le posso fare una domanda, non vorrei essere maleducato però. Me la faccia cattiva. Allora, grazie della presenza a nome degli organizzatori. Quando c'è un qualcosa di interessante con sotto sostanza, fa piacere esserci e anche dire, anche il comune può dire, ragazzi, noi ci siamo, no? Ma io non voglio occupare del tempo, sono solamente grato a Maurizio Falcinelli per avermi coinvolto in questa iniziativa, sono particolarmente attratto da questi posti che sono anche le origini materne, mi piace veramente, è un posto incantevole, Citerna, e poi non mi annoio mai quando sento queste storie di questi personaggi del calcio, dal mister che abbiamo sentito, Amedeo Carboni, Fabrizio e quella che verrà dopo. Io sono uno sportivo e quindi come sportivo il mio contributo era fare presenza con il patrocinio del Comune Castelfiorentino, la cosa più semplice del mondo che potevo fare per un amico che ci ha messo il cuore, Maurizio Falcinelli. Grazie, grazie, grazie anche per la velocità e la puntualità. Grazie a lei sindaco, tra l'altro salutiamo anche il sindaco di San Giustino, Paolo Fratini, che è qua in sala. E allora, ragazzi, Pistrino San Giustino, grandi derby, quando facevamo gli esordienti si veniva in bicicletta e si tornava in bicicletta, punto della battaglia sotto il ponte del Tevere a fare cazzotti dopo ogni partita, assolutamente bellissimo, prego. Dal campetto di periferia alla Serie A sembra la perfetta trama di una favola, che invece in questo caso è una storia di vita. Ebbene sì, perché la sua carriera è iniziata allo stadio Achille Baldinelli, un piccolo impianto della frazione Graticoli di Città di Castello, ed è culminata nei più importanti stadi d'Italia e non solo. Dopo i primi calci al pallone con la Junior a Tiferno è il Gubbio a puntare su di lui e a soli 16 anni lo lancia nel calcio dei grandi. Ma come nelle storie più belle ci sono anche alcuni intoppi, perché le successive esperienze con Chievo, Fiorentina e San Giovannese non sembrano regalargli prospettive di alto livello. Ma la svolta è dietro l'angolo e arriva nell'estate del 2005, quando alla sua porta Booth firma tra il 2005 e il 2013 la scalata dalla Serie C2 alla Serie A. Ma non basta, perché il suo Sassuolo si gioca anche l'Europa League nella stagione 2016-2017. 521 presenze in 17 stagioni con la stessa maglia addosso, numeri che lo eleggono come il calciatore con più presenze nella storia del club neroverde. Chi allora meglio di lui può testimoniare come umiltà, sacrificio, dedizione e passione possono portare a realizzare anche i sogni più sperati. Per la presentazione del progetto One for Eleven, signore e signori, Francesco Magnanelli. Allora, ciao. L'applauso di Pistrino dell'Alta Valle del Tevere, ma c'è molto di più, al di là, insomma, Castelfiorentino. Abbiamo visto palleggiare di fronte al comune Città di Castello il buon Selvi, che oramai, come dicono a Città di Castello, ti ha fiolato, no? È vero? Sì. Assolutamente sì. Dai, salutiamo anche il buon Dante Selvi insieme al suo settore giovanile e tanti personaggi che ogni anno a ruota vi fa sempre incontrare sul campo da gioco, vero? Assolutamente sì. Innanzitutto buonasera a tutti. È un legame fortissimo che ci teniamo stretto, perché credo che i valori che Fabrizio, il mister e Fabrizio Ravanelli parlavano prima valgono nel tempo, anzi durano, e quando durano sono ancora più belli. Allora, io sono un po' stanco, visto tutti i chilometri che ho fatto. Allora, vediamo un po'. Allora, la sala piena, fa piacere, insomma, sei in Alta Valle del Tevere, la maglia numero 4 è stata ritirata, sei ancora a Sassuolo, sì. Che stai combinando adesso? Noi ci siamo sentiti un'altra bella presentazione nel libro di Alessandro Zauli, tu eri collegato online, e, insomma, raccontaci un po', prima di andare a vedere anche il campo da gioco che metterà in onda il buon Alessio Romanelli con quelle belle parole, ma già sono state, diciamo, utilizzate, sottolineate
e ribadite già questa sera, no? Ma non sono cose scontate, perché tutti dicono, ah, scontato, sì, però dopo quando la metti in atto e la dici è diverso, vero? Beh sì, c'è differenza, credo che chi mi ha preceduto sono l'esempio lampante di quello che vuol dire dedizione, lavoro, sacrificio, voglia di arrivare, non sentirsi inferiore a nessuno, ma non con le parole, con i fatti, e credo che siano l'esempio lampante. Quindi io, diciamo, mi accodo a quello che hanno detto loro, perché rispecchiano in pieno i valori che prima i miei genitori mi hanno trasmesso e che il settore giovanile che ho fatto mi ha ancora di più sottolineato e che ho cercato di portare avanti, perché poi in una carriera così lunga non tutto è bello, non tutto è di un certo livello, ma bisogna anche sapere affrontare determinati momenti, ed è soprattutto in quei momenti lì che allora i valori con cui sei cresciuto ti danno una mano, ti ci aggrappi e allo stesso tempo ti danno la forza di venirne fuori. In questo momento io faccio il collaboratore tecnico con Dionisi in prima squadra Sassuolo, era quello che diciamo nel momento in cui ho appeso le scarpette al chiodo, volevo fare, era già qualche anno che, non che pensassi da giocatore, ma che da allenatore. Ci mancherebbe. Perché ho sempre detto che avrei smesso di giocare quando non potevo più dare il mio contributo ad un certo livello, e anche se è dura smettere, credo che l'intelligenza sta anche nel capire quando, e allora ho intrapreso un'altra avventura che diciamo che è proprio come ripartire da zero, anche se sul calcio ci sono stato per più di 30 anni, però è come ripartire da zero, perché ha altre dinamiche, perché ha altre letture, ha più responsabilità, perché il giocatore ovviamente pensa, tanti dicono metti il noi davanti all'io, è vero, però il giocatore in sé per sé è un indole egoista e quindi tende a pensare sempre a se stesso. L'allenatore deve pensare a 25 ragazzi, a uno staff medico, a uno staff dirigenziale, a una società, a una stampa, ai tifosi, quindi è un ragionamento molto molto più ampio e di molte responsabilità. Non penso di ritrovare le stesse emozioni, le stesse sensazioni che il campo mi ha regalato per tantissimi anni, però credo che siano, nel momento in cui questa carriera, spero, mi auguro che possa diventare tale, mi dia altre emozioni diverse, ma sicuramente appaganti, e quindi lo voglio fare al 100%, perché nel momento in cui capisco che questo lavoro non mi riempie o allo stesso tempo non lo faccio come dico io, non lo devo fare per forza, però ho investito su me stesso 3, 4, 5 anni per capire se questo lavoro mi possa piacere, e in questo momento mi piace, lo sto facendo come voglio al 100%, quindi vediamo. Beh, giusto, allora spesso quando gli dicono alla Monica Bellucci, no? Ah, ma tu sei di Città di Castello, perché invece è di Lama, no? Tu sei di Umbertide. Quindi, no, quando tu sei nato ad Umbertide. No, diciamo che sono un po' misto, nel senso che ho la mamma di Monte Castelli e i nonni Monte Castelli, ma tu sei nato dove? Umbertide. Quindi è inutile, sei nato a Umbertide, però sei tifernate da sempre. Hai esordito a Cerbara? No. Quindi no. Su Wikipedia c'è qualcosa che non va. Su Wikipedia attenzione. Bisogna riprenderlo. No. Io ho sempre fatto. L'ha detto prima il buon all'università del calcio. L'università del calcio. Quindi che per fortuna quegli anni lì è stata per tanti di noi una scuola di vita. Perché credo che ci siano la famiglia, che è ovviamente fondamentale, e poi bisogna avere la fortuna in un determinato momento della vita di trovare le persone e i luoghi giusti. Io ne ho avute due di fortune, calcisticamente parlando. Una è quella di aver trovato Dante Selvi e la società in quel momento lì, la Tiferra 90, con tutti i suoi ragazzi, che ripeto siamo quelli che facciamo
bagarre l'estate, una sera di estate, e allo stesso tempo un'altra fortuna è stata quella di aver incrociato il Sassuolo Calcio ormai 18 anni fa, e che eravamo due sconosciuti, eravamo due diciamo un po' poco sotto i riflettori, allo stesso tempo che nessuno ci considerava, e abbiamo dovuto lottare, abbiamo dovuto scalare, e dopo tanti anni sanno dove è Sassuolo e probabilmente sanno anche chi è Magnanelli, quindi questa è una grande roba. Bene. Giusto, bravo, giusto. Ascolta, ma dopo Gubbio, San Giovanni, c'era stata anche la chiamata in Serie A, cioè perlomeno nel roster della Serie A del Chievo, no? Sì. Il percorso parte da lontano, ovviamente io ho fatto fino a 14 anni sono stato alla Tiferno 90, poi ho fatto 2 anni a Gubbio nelle giovanili, e il terzo anno fra i 16 e i 17 anni ero in prima squadra, ho fatto 15 partite tra i 16 e i 17 anni in C2, e da lì diciamo che nella mia spensieratezza pensavo di poter fare il giocatore, sai, a una certa età dici vabbè, gioco in C2 così giovane, perché non farlo? E l'anno dopo andai al Chievo, dove comunque ero in prima squadra ma giocavo il sabato con la primavera, e non mi riscattarono, diciamo che iniziò in 3 anni particolari, perché andai al Chievo, non mi riscattarono, andai a Firenze, non mi riscattarono, e quindi questo sempre tornando a Gubbio, perché ero in prestito. E tornai a Gubbio l'ultimo anno, andai a San Giovanni, alla San Giovannese con Sarri, e anche lì non mi riscattarono. E arrivai a un certo punto dove dissi al Gubbio: costavi troppo. Cosa facciamo? E allo stesso tempo si era un pochino insediato in me la paura di non poter fare più il calciatore. E fu un anno difficile. Perché da poter fare il calciatore a dire potrà essere il mio mestiere, potrò fare quello che ho sempre sognato, e ci fu un momento particolare. E nei momenti particolari si hanno, secondo me, era uno spartiacque: o tornavo a casa da mamma e papà e allo stesso tempo mi arrangiavo magari in categorie minori, oppure ricevi una telefonata da Sassuolo e ti cambia la vita. Però allo stesso tempo io sono andato a Sassuolo con uno spirito di rivalsa, con uno spirito di dire ok, rimbocchiamoci le maniche, vediamo cosa so fare, e da lì poi ho avuto la fortuna, ripeto, di trovare il posto giusto al momento giusto. Beh, insomma, la fortuna va anche cercata, no? Diciamo che l'impegno. A proposito, ma se il numero 4 è stato ritirato, ma io adesso mi ricollego al numero 4, no? Il numero 4 ce l'aveva anche il mister, ma sono due 4 differenti, sì? No, non credo, no? Perché credo che anche il mister mettesse davanti la propria prestazione personale a quella di squadra, cioè la prestazione di squadra a quella personale, nel senso che anche il mister credo che guardava più l'utilità, non a se stesso. E io ne ho fatto, diciamo, una carriera, e non ero baciato da un talento incredibile, e per stare a determinati livelli dovevo usare altre doti, e le doti erano quelle della, al di là di avere ovviamente qualcosa, perché sennò non ci arrivi, però allo stesso tempo penso di essere stato intelligente calcisticamente, penso di essere stato un giocatore che ha dato tutto. Sentivo prima Fabrizio Ravanelli diceva ho dato tutto ogni allenamento, beh, io non ho perso neanche un minuto, neanch'io, perché credo che la differenza che ci sono dai giovani di adesso, anche prima, però dei giovani che venivano su in prima squadra, io gli rimproveravo sempre una cosa, di non perdere neanche un minuto. Potevano essere gli ultimi 40 minuti che potevi, o gli unici 40 minuti che potevi giocare con la prima squadra, e non dovevi perdere neanche un secondo. Al di là dell'essere bravo, dello sbagliare, ma non ti puoi permettere di perdere neanche un secondo. E quindi ne ho fatto un credo, quello di lavorare giorno dopo giorno. Diciamo che ha pagato, anche perché era l'unico modo che conoscevo per poter stare a determinati livelli, e per fortuna
diciamo che è andata abbastanza bene. Oh, per fortuna, insomma, ragazzi. Parlo dello Sassuolo 2005, 120.000 euro. Sì, cioè nel senso, questi sono dati... Qualcuno ha pagato 120.000 euro per te. Wikipedia. Sì, non hanno detto una bugia. Sì, sì. Vabbè, però ascolta, 2005 e l'ultima partita nel 2022... dall'inizio della tua esperienza col Sassuolo al Sassuolo di adesso, non nella società ma nel tuo essere calciatore, nel tuo essere uomo di sport, in questo periodo lungo di permanenza sempre in una società, che cosa hai visto di cambiamenti nel mondo generale calcistico e sportivo? Beh, tu parli di Sassuolo in generale? Beh, diciamo prima del Sassuolo, perché è presa come società anche di riferimento, giustamente, sì. Però penso che anche all'interno del Sassuolo qualcosa sia cambiato nel tempo. Beh, assolutamente, noi ci siamo dovuti adattare. Assolutamente, siamo cresciuti e abbiamo dovuto adattare strutture sotto tutti i punti di vista, da proprio le strutture dei campi al centro sportivo, alle strutture dirigenziali, alle strutture fisioterapiche. È stato un continuo crescere. Io ho vinto un campionato in una mezza tribuna con reti scassate o pista in cemento, con stadi, arrivando allo stadio di proprietà e un centro sportivo all'avanguardia. Quindi diciamo che ne ho viste passare tante. E io credo che ci sia sempre bisogno, e capisco che non sia facile, di una progettazione. Ci vuole gente che sia un po' lungimirante, che veda un po' lontano, che abbia voglia di fare calcio e che il calcio lo fa con le strutture e con gli uomini giusti, formati nel modo giusto. Quindi non ci si può improvvisare. In Italia, sotto questo punto di vista, siamo un po' improvvisatori, quindi è per questo che poi, almeno per il mio modesto parere, facciamo continuamente alti e bassi. Vedo ancora troppi settori giovanili dove dovremmo investire tantissimo, non avere strutture, dove non avere formazione, dove allenatori delle giovanili che dovrebbero essere, non dico più pagati di quelli di Serie A, assolutamente, però che devono fare un secondo lavoro per portare a casa comunque vada la mensilità, e invece no, se vuoi fare calcio a determinati livelli e vuoi crescere, vuoi formare, vuoi stare al passo con i tempi, devi riuscire a mettere a disposizione dei ragazzi, che al giorno d'oggi sono più, diciamo, complessi degli anni miei, tutto vuol dire strutture, tutto vuol dire formazione, tutto vuol dire modo di vivere, e quindi io credo che finché non arriviamo a quei livelli lì si fa fatica un po' a stare al passo con gli altri. Allora, One for Eleven, no? Un centro di formazione mirato per giocatori, per tecnici e non solo, ma anche per dirigenti, fatto da persone che sicuramente tu conosci, su tutti Maurizio Falcinelli. Beh, ora non perché sei qui che ti hanno ospitato, però due parole, un pensiero onesto per quello che è il pensiero tuo, insomma. Molto onesto. Io ho avuto la fortuna di farmi da tramite con Matteo Morvidoni, che conosco da ormai da tantissimi anni. Qualche mese fa vennero a trovarmi a Sassuolo e andammo a pranzo. E chi ha pagato? Non mi ricordo. Quando dicono così, ragazzi. Forse Maurizio. Secondo me ancora vi cercano. Forse Maurizio, tutti e tre. Sì. No, vi cercano tutti. La cosa che mi è balzata agli occhi, e non voglio fare un gioco di parole, ma è proprio la passione che avevano negli occhi Maurizio nello spiegarmi il progetto, e quella è stata una cosa molto molto chiara, e quindi gli è bastato un pranzo per convincermi del progetto, gli è bastato un pranzo per diciamo in qualche modo per la bontà che c'erano dietro quegli occhi, le idee, la passione, e credo che il progetto sia un progetto molto ma molto interessante, sia un progetto che in un territorio che vive di calcio potrebbe essere qualcosa, una scintilla per poter fare qualcosa di bello, e allo stesso tempo dare la possibilità magari a tantissimi ragazzi che hanno una passione incredibile di allenare e che magari non hanno la possibilità sia proprio di
partecipare ad eventi, a corsi, a cose di questo genere, di poter avvalersi di un supporto tale, credo che sia una cosa veramente, veramente bella. Qual è, l'applauso ci vuole, qual è la squadra del cuore tuo? Milan. Milan? Milan, Milan. Quindi vabbè, dai. No, no, va bene, va bene. C'è mai stato un tentativo, che ne so, dell'amico del magazziniere, della moglie dello zio del Milan? Neanche di dire, guarda, c'è uno lontano di, parente, di, che è nato a Umberti di Castello. No, eh? Altre chiamate da altre squadre? Tanto ormai lo puoi dire, quindi... No, no, lo posso dire, ma... Fraticciola selvatica. Diciamo che ci sono stati momenti in questo lungo mio percorso dove un anno o due ho traballato, perché comunque vada c'era la possibilità di poter fare qualcosa di diverso o perlomeno di fare un'avventura diversa. E, una cosa che mi ha sempre tenuto a Sassuolo è che io e il club, è una cosa che è il legame più forte che abbiamo io e il club, è l'ambizione di poter fare qualcosa di unico, e questo è quello che mi ha fatto più tenere i piedi a Sassuolo, perché la società voleva crescere, io volevo crescere e siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto qualcosa di bello, e personalmente avevo anche la sfida personale di poter fare qualcosa che in pochi hanno fatto. E un'altra cosa di cui vado orgoglioso è quello che ha detto il mister, che nessuno mi ha regalato una categoria, ma ce la siamo presa giorno dopo giorno, è giusto, e questa è una cosa di cui... Questa è una delle poche cose di cui vado veramente orgoglioso. Beh, bene, bene, bene. E vabbè, del futuro abbiamo già detto, del passato abbiamo raccontato. Ora magari so che il buon Dante Selvi ha preso tutti gli appunti e articoli di giornali per un libro. E naturalmente in copertina ci sarà Dante Selvi, questo è sicuro. Allora, io ti ringrazio per il momento. Grazie, però a voi. Chiamerei il tuo amico di merende, Matteo Morvidoni. E chiamerei anche la regia per far vedere quando insieme, eccoli qua, erano all'asilo praticamente, eccolo qua, ciao Matteo, guarda la targa è là, che applauso moscio ragazzi, ancora la sala è piena però voglio dire, allora. Eccoli qua, Matteo Morvidoni del progetto One for Eleven, guarda, rimani sul palco Francesco, rimani pure sul palco. Allora, due parole ce le devi dire anche te. Guarda, hanno parlato persone importanti, come lo sei anche tu nell'organizzazione e nella condivisione anche di questa cosa, ma di due cose su Francesco, non dire nulla sul progetto perché lo facciamo dire a Maurizio. Dai. Su Francesco insomma c'è poco da dire, dai. Ha detto tutto lui, insomma io abbiamo percorso quello che ha raccontato, insomma, emozionato, l'ho vissuto anche negli anni, insomma io mi ricordo prima che andassi a Sassuolo siamo stati in vacanza insieme quell'anno, era deluso, dice ho fatto un'annataccia, riprovo da Sassuolo, è l'ultima occasione che mi do per cercare di fare il giocatore, e lì è stata veramente la svolta della sua carriera e poi si è meritato tutto quello che negli anni ha ottenuto poi e niente. Tutto quello che abbiamo detto è la conseguenza. Bene, lui sarà colui che apre il libro con il discorso, va bene? L'abbiamo fatta la foto della consegna della targa? Ah, rimanete tutti e due sul palco. Io chiamerei qui sul palco allora anche Mister Castori, grazie naturalmente. È dovuto andare via Fabrizio Ravanelli. Io chiamerei il sindaco del comune di Citerna, Neo Paladino. Poi chiamerei il sindaco di Castiglione Fiorentino, Mario Agnelli. In rappresentanza della Proloco, attenzione ad andare via prima perché l'applauso finale ci vuole per chi ha organizzato e per chi è intervenuto. Il presidente Doriano Cangi e la vicepresidente Barbara Bragotti, non dovrebbe essere arrivato Fabrizio Paffarini dell'Oxen, tutti coloro che ho nominato proprio anche come enti sono coloro che hanno patrocinato la serata di quest'oggi. È d'obbligo assolutamente chiamare qui Maurizio Falcinelli. Va bene, l'ha detta una giusta sola adesso. Allora, ringraziamo ed obbligo, fate l'applauso mentre viene su a Maurizio Falcinelli, alla Profession SRL, gli sponsor di oggi, Manifattura Italiana, la FIMA Team Fissi,
una garanzia nel tempo a Pistino di Citerna, la Trendy Point, il viale dello sport, l'azienda agricola Fratelli Bianconi a San Giustino, Linea Fiore, Cerbara di Città di Castello e Carlini Interni per quanto riguarda naturalmente questa bellissima situazione del palco. Visti così sembrano i talebani alla fucilazione, ma non è altro che la foto finale di questa bella serata vissuta e che si chiude con il discorso finale di Maurizio Falcinelli, padrone di casa unitamente al Comune, alla Proloco e tutti quanti per questo 1-4-11, questa nuova tabellina calcistica di sostanza. Prego. Io penso che il prossimo incontro non sarà condotto da te. Vorrei che fosse chiaro, perché qui sono stati esempi di persone che hanno raggiunto risultati con delle qualità morali incredibili, che sono quelle indispensabili per raggiungere qualsiasi traguardo. Noi non abbiamo pensato di essere quelli che insegnano calcio, noi siamo solo l'ente organizzatore che si farà carico di organizzare tanti eventi, ripeto, già due sono in programma, poi con l'aiuto di questi signori magari riusciremo ad organizzarne qualcuno altrettanto prestigioso. Io vi dico grazie, perché Gabri ha messo a dura prova la vostra esistenza, ma ancora siete qui e questo è il regalo più grande, grazie. È stato il mister Castori che si è allungato, è stato lui. Grazie, grazie a tutti, rimanete qui per le foto, perché allora, dato che sono stati veramente disponibili, la battuta di Maurizio Falcinelli ha detto: dopo c'è la cena, non c'è la colazione. Siamo in ritardo solo di 3/4 d'ora, perché siamo partiti in 1/4 d'ora in ritardo. Però come si fa a smettere, a fare le domande, a parlare? Sarebbe assurdo e deleterio per chi è intervenuto. Quindi, sindaco, come vede le foto le fanno con gli altri, con lei niente, io ora mi farei una domanda e mi darei anche la risposta, però va bene così, no. Allora, quindi se Alessio Romanelli, che ringrazio per tutta l'organizzazione, facciamo un applauso a quel ragazzo, che è un ragazzo ma è un giornalista professionista, assolutamente grazie di cuore, che ha fatto veramente tanto. Ricordo che l'intera serata è stata ripresa dalla Paradise City TV Production di Perugia, grazie a Matteo e Laura che metteranno a disposizione dell'organizzazione l'intera serata. Grazie a voi, buon proseguimento di serata.